Buonasera. Prego i consiglieri di prendere posto, grazie. Sì, allora procediamo con l'appello. La parola al segretario, prego. Buonasera, Aiosa, Antonioli, Boccia, Sente. Caponi, Chitò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, presente, Sì. Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Miranda è presente. è assente adesso. È appunto fuori. Pollarano. Landucci, presente. Presente. Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romagnello, Teormino, Tittaferrante, Tormina assente. Torraco, Torraco. Miranda c'è. Tremolada, Vavassori, Presenti. sono 23, Due assenti, sì, giusto? assenti sono Teormino, Di Stefano, Sì, allora, consiglieri presenti, 23, assenti 2. La seduta è valida. Sì, allora risultano i due consiglieri assenti giustificati, consiglieri Di Stefano e la consigliera Teormina. Quindi procediamo con l'ascolto dell'inno nazionale. Grazie. Grazie. Nominiamo i tre scrutatori. Chi si offre volontario? Consigliere Vavassori, Torraco e Cremonesi. Grazie. Allora, stasera ce la siamo presa un po' con comodo come inizio perché ci sono due interrogazioni con risposta, ma è assente il consigliere Di Stefano, quindi vengono trattate al prossimo consiglio. Quindi a questo punto passiamo con la discussione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, la concessione della cittadinanza onoraria. La parola alla relatrice di commissione, consigliere Antonioli. Prego.
Buonasera a tutti, grazie signora Presidente. Scusate. Come spiegato in commissione dell'assessore Iannizzi, con questa delibera andiamo ad approvare il regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria. È un parere molto importante che per il nostro Consiglio Comunale. Non avendo regolamento, abbiamo preparato i criteri per la concessione al diritto a cittadinanza onoraria. Io ve li leggo perché così faccio prima che fare il riassunto. Allora, i criteri per la concessione della cittadinanza onoraria. Il Comune di Sesto San Giovanni può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte all'anagrafe del Comune, che siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport e con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Sesto San Giovanni o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione e dell'umanità intera. Il secondo punto, il Comune può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione, negati o non riconosciuti. Il Comune riconosce altresì quali cittadini onorari, fino al raggiungimento della maggiore età, i minori nati in Italia o residenti a Sesto San Giovanni, che non siano in possesso della cittadinanza italiana. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti all'anagrafe che siano nati e residenti ininterrottamente in Italia, della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana facendone domanda prima di compiere i 19 anni. A seguito dei criteri ci sono anche le modalità di concessione della cittadinanza onoraria. Le modalità di concessione sono, può essere avanzata la richiesta dal sindaco, sentita la giunta, anche su proposta di un assessore, di un consigliere comunale, di una delle consulte istituite con regolamento comunale di enti, associazioni o istituzioni. In commissione abbiamo discusso, non sono emersi problemi. Abbiamo preso spunto per questo regolamento da altri comuni. Abbiamo aderito alla campagna UNICEF Io come tu, lanciata in occasione della giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, dove anche il presidente Napolitano ha appoggiato l'iniziativa. Dunque, la cittadinanza onoraria è conferita, come dicevo, dal sindaco o da un suo delegato con cerimonia ufficiale. L'assessore ci comunicava che molto probabilmente verrà fatta una grande festa, verso la fine di maggio. Ci comunicava che i bambini che avrebbero diritto alla cittadinanza onoraria sono circa 3.000 nati sul nostro territorio. Naturalmente verrà istituito l'albo per i cittadini e comunque è prevista anche la revoca e la revoca alla cittadinanza onoraria. Diciamo che la farà il sindaco, sentita la giunta, per motivi particolarmente gravi. Come ho detto prima, non sono sorti problemi, non ci sono state problematiche all'interno della commissione. Noi con questa sera, con questa delibera, chiediamo anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Quindi sono aperti gli interventi. Chiesto la parola il consigliere Torrà. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente.
Anche questo consiglio si caratterizza per una promessa fatta e mantenuta. Tra l'altro anche in questo caso uno dei primi impegni presi in campagna elettorale. Questa delibera, per importanza, mi fa venire in mente una risoluzione già proposta e votata da questo Consiglio, l'ISE istantaneo. Quella delibera rispondeva al fatto di una forte domanda d'aiuto economico. Il contenuto della delibera di questa sera che ci troviamo a votare risponde invece a uno dei tanti bisogni di civiltà e come la precedente delibera, anche questa va a colmare un vuoto ed in questo caso di cultura e di progresso tendendo ancora una volta la mano a chi merita e soprattutto a chi chiede che gli venga riconosciuto diritto di uguaglianza nel rispetto dei diritti e dei doveri. Si tratta di un atto molto importante che ha un grande valore simbolico. L'articolo 2 della delibera recita che ad ottenere la concessione della cittadinanza onoraria sono persone non iscritte all'anagrafe del comune che si sono distinte particolarmente nel campo della scienza, della lettera, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro e della scuola, dello sport e con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico. E in opere e imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli ambienti di Sesto San Giovanni e in azioni di alto valore a vantaggio della nazione e dell'umanità intera. Oltre alle persone riconosciute e contraddistinte dai valori appena citate, ci sono anche e soprattutto minori, stranieri, che attualmente non possono avere cittadinanza italiana, nemmeno se sono nati nel nostro paese, e possono conseguire solo con la maggiore età, con una lunga procedura e solo chiedendolo tra il 18° e il 19° anno di età. Per questa maggioranza, così come spero per tutto il Consiglio, aver risposto positivamente ad un bisogno di uguaglianza, così come avviene già in molti altri paesi civili, è un grande oggetto di soddisfazione ed impegno per un'integrazione vera e riconosciuta alle istituzioni. Grazie. Grazie al consigliere Torraco. Lascio ancora aperto lo spazio per il dibattito. Prego di prenotarsi e chiedere la parola. Ha chiesto la parola la consigliera Pietro. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Ma io credo che questo regolamento, questa iniziativa metta in luce una delle caratteristiche della nostra città, che ha sempre avuto come vocazione una vocazione nell'accoglienza, nell'integrazione e nell'inclusione dei nuovi cittadini. Basta pensare agli anni 60-70, all'immigrazione interna nel paese e ai nuovi cittadini sestesi che vennero allora dal sud e da alcune regioni del nord a cercare e a trovare lavoro nella nostra città. Credo che tutti i punti siano importanti. Ovviamente sono particolarmente contenta per il terzo punto, perché l'adozione di questo regolamento è stata una forte richiesta che è venuta negli ultimi anni dal mondo della scuola, dai movimenti, dai coordinamenti nati in difesa della qualità della scuola pubblica. Se scorriamo i siti, i blog di questi coordinamenti sparsi in tutto il paese, questo argomento sul diritto di cittadinanza è presente in tutti questi siti. Coordinamenti che nel tempo si sono mobilitati e hanno costruito percorsi non solo sui tagli e così per dirla velocemente, su contenuti sindacali, ma hanno costruito appunto percorsi. Si sono interrogati e si interrogano sulla realtà scolastica da più punti di vista, nel processo educativo e nella strada verso una cittadinanza consapevole
dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Quello cittadino sestese in particolare, dopo le due fiaccolate così ormai un po' storiche del 18 dicembre, il 22 aprile dell'anno scorso ha fatto una grande iniziativa dal titolo Siamo tutti italiani, proprio per sollecitare a tutti i livelli una legge nazionale che riconoscesse il diritto di cittadinanza a quei bambini e a quelle bambine con genitori non italiani nati in Italia o che avessero frequentato un corso completo nelle nostre scuole. E in quell'occasione chiedemmo all'allora assessore all'educazione Monica Chittò di fare un gesto politico forte, di dare a questi bambini la cittadinanza onoraria della nostra città. E quindi sono particolarmente contenta che siamo arrivati a questo traguardo. Perché ci si interessa di questo problema? Perché la scuola si interessa di questo problema? Perché la scuola, come i centri, altri centri di aggregazione per le giovani generazioni, le società sportive, gli oratori e altre situazioni, la scuola è uno spazio reale, un luogo dove si vive e si esiste. Nel suo insieme, avevamo già detto, come coordinamento si può definire una polis, un reticolo di relazioni umane. A scuola si convive tra diversi, tutti con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Senza cancellare le singole identità, il tuo e io diventano in quel luogo e in altri luoghi noi. In questo luogo comune si cresce e si impara che il tempo, lo spazio, la parola e il gioco vanno condivisi. Si impara appunto a diventare cittadini consapevoli. Ma in questa polis noi abbiamo incontrato, facendo proprio anche un'inchiesta più approfondita, ragazzi, per esempio, a Sesto San Giovanni, che iscritti a una squadra cittadina di basket, non hanno potuto giocare che poche partite del girone di ritorno perché da Roma il permesso che doveva arrivare per poterli tesserare ci ha messo quasi un anno a giungere fino a noi. Questi ragazzi sono nati in Italia, hanno fatto le elementari e le medie nelle nostre scuole, ma per legge non sono italiani. In questa polis poi abbiamo incontrato Nadir, fa la terza liceo, deve sempre girare con il permesso di soggiorno in tasca e ha sempre problemi quando la scuola organizza soggiorni di studio all'estero. Nadir è nata a Milano, ma per la legge italiana, ma per la legge non è italiana. Un minore nato in Italia dai genitori stranieri è obbligato al rinnovo periodico del permesso di soggiorno. Durante la fase di rinnovo, che può durare alcuni mesi, non può viaggiare, non può andare in gita con la scuola, non può recarsi all'estero per studiare. E se pratica uno sport ed è bravo, non può neanche indossare la maglia azzurra juniores, perché non può farlo. E nella scuola e nella nostra città ci sono giovani che stanno finendo l'università e che quando saranno laureati, se non avranno subito un lavoro a tempo indeterminato, non potranno rinnovare il permesso di soggiorno. Noi abbiamo avuto un esempio vivo in questa cosa che è la vicenda di Sima, che è diventato un po' il simbolo di questa nostra battaglia. Perché se è importante, come dice il regolamento, avvisare che entro un anno i ragazzi dal 18° al 19° anno d'età devono chiedere la cittadinanza, è anche vero che la legge recita che un minore nato in Italia da genitori stranieri può chiedere la cittadinanza italiana soltanto se ovviamente ha raggiunto la maggiore età e ha trascorso tutti i suoi primi 18 anni di vita in Italia senza alcuna interruzione. E tanti sono i casi di ragazze e ragazzi che per motivi familiari hanno interrotto per qualche mese il loro vivere in Italia e questo gli ha cancellato questa possibilità. Un minore nato in Italia dai genitori stranieri, se non ottiene la cittadinanza italiana al compimento dei suoi 18 anni, viene considerato clandestino e rischia l'espulsione. Nonostante i suoi genitori siano residenti in Italia legalmente, può essere costretto a tornare in un paese d'origine che non sente più suo, che non conosce e di cui a volte conosce a malapena la lingua, e questa era proprio la situazione di Sima. Le persone di cui stiamo parlando sono ragazzi e ragazze nati in Italia che hanno frequentato le nostre scuole, i nostri oratori, le nostre società sportive, hanno condiviso il tempo e lo spazio con i loro coetanei, cantando l'Inno dei Mameli per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma che per legge non sono italiani. Li abbiamo anche visti di recente il giorno della memoria, presenti con le scuole, a raccontare in quel giorno le storie, la storia di Sesto San Giovanni. Questo passo credo del nostro comune ha una valenza politica e simbolica molto forte. Bisogna che il futuro Parlamento, quando riuscirà a insediarsi, affronti al più presto questa situazione
e il bisogno di una legge sulla cittadinanza italiana per tutti questi nostri ragazzi che nella scuola studiano gli articoli della Costituzione ma poi non ne godono i diritti. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Chiesto la parola alla consigliera Iosa. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. È vero, ci sono diversi comuni che hanno fatto questa scelta e la motivazione loro, così come la nostra, è di dare un segnale forte affinché il governo decida in tal senso. È un gesto per smuovere le acque, per smuovere le coscienze. Così abbiamo iniziato a domandare ai beneficiari di questo gesto e di questo atto che cosa ne pensavano. Per alcuni è sicuramente un inizio. Ad altri non interessa perché si sentono in transito nel nostro paese e per altri ancora c'è talmente tanto caos che lo considerano un bel gesto, ma forse finale. Poi parli tutti i giorni con i cittadini sestesi, che così città forse fino in fondo non si sentono, non riescono molte volte a percepire il senso di appartenenza che la città, che il governo del territorio vorrebbe trasmettere. Quei cittadini molto spesso si sentono usurpati dal loro spazio, si sentono defraudati e deboli e vivono questo senso di sopportazione nervosa e silenziosa che sfocia nell'intolleranza, in quelle frasi fatte che etichettano le persone come razzisti. Bene, io credo che la colpa non sia di chi è esasperato da situazioni non gestite, dice cose che magari nemmeno pensa. Ma di noi che dovremmo dare forse delle risposte un pochino più precise. Sesto non è sempre una città integrata e in molti punti e in molte vie subisce un caos di gestione di vita. Mi viene in mente via Firenze, via Roma, via Trento con quello sceno Palazzo Rosa. L'integrazione penso che necessiti di conoscenza, di capire il perché di un percorso, ma forse ancora di più di sperimentare, perché sperimentando e mettendoci le mani si capisce e forse si riesce a condividere e a vivere anche le difficoltà di tutta questa gente che vive accanto a noi. È anche vero che questo è un problema degli adulti, perché per i bambini sarà naturale, il loro percorso di vita è già integrato. La scuola, come ci ha raccontato stasera la consigliera Pietra, ma come ci racconta anche durante le commissioni, lavora tanto in questo senso. Questa è una città che di iniziative e di percorsi didattici di integrazione ne ha fatti tanti e ne continua a fare. Mi viene in mente 2 anni fa, alla festa di San Giovanni, quella splendida iniziativa proposta dall'allora assessore Teormino, La città è femmina, dove la gente ha potuto toccare con mano e parlare con queste persone e rendersi conto che al di là della differenza religiosa o culturale sono persone come noi, sicuramente con molti più problemi di noi. Ma mi permetto un commento che non vuole essere né contraddittorio ma semplicemente di confronto. Molto spesso tendiamo ad essere chiusi e a parlare tra di noi e a guardarci tra di noi senza renderci conto di che messaggi realmente sono arrivati poi alla gente e fino a che punto siamo riusciti a spiegargli il perché delle nostre decisioni. È come se ci guardassimo allo specchio e ci dicessimo: oh, siamo stati bravi, ce l'abbiamo fatta, hanno capito. Ma invece secondo me capire è un'altra cosa, capire è vivere e accettare e non subire. Spero che questa cittadinanza onoraria non sia solo un modo per dire questo partito ci tiene a voi, vi vogliamo bene, ma sia un modo per arrivare anche chi ha dubbi, a chi si esprime in modo che ci infastidisce e che diventi, visto che comunque inevitabilmente creerà confronto, creerà magari anche non contentezza sul territorio da parte di alcuni e molta felicità da parte degli altri, che diventi comunque l'occasione per affrontare i problemi di chi magari vive in 10 in una casa, di chi ha fatica a capire qual è la gestione degli spazi, la pulizia, l'integrazione e quant'altro.
spero che diventi il modo per affrontare il tema di quella casa rosa in via Trento che grida vendetta al cospetto di Dio e che, altro che cittadinanza italiana, lì bisognerebbe parlare di diritti umani. Ci sono professori che vanno a prendere i bambini all'interno della casa rosa per portarli a scuola perché i genitori non sanno neanche cosa devono fare di loro. Votiamo a favore perché non siamo contrari all'integrazione e non siamo razzisti, ma vorremmo che fosse un'integrazione reale e non solo uno show emozionale. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Chiesto la parola alla consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, premesso che noi siamo a favore della campagna UNICEF alla quale il nostro comune ha aderito e premesso che riteniamo che riconoscere come cittadini onorari i figli nati in Italia da genitori non cittadini italiani possa facilitare il processo di integrazione delle famiglie straniere nel nostro tessuto sociale, premesso tutto ciò noi voteremo a favore di questa delibera. Questi bambini infatti sono figli della nostra terra, imparano la nostra lingua al pari di quella dei loro genitori, vanno nelle nostre scuole, imparano e crescono esattamente come qualsiasi altro bambino italiano. Le loro diverse origini devono essere considerate da noi come una fonte di arricchimento per la nostra cultura. Questa delibera è sicuramente un primo passo, ma riteniamo che non sia l'unico per tracciare la strada fino all'ottenimento, speriamo, quantomeno questa è la nostra idea, per questi bambini della cittadinanza italiana alla loro nascita, per cui non più solo una cittadinanza onoraria ma proprio una cittadinanza italiana. Ci permettiamo però di dare un suggerimento. Su temi così importanti che riguardano la città tutta, secondo noi sarebbe stato fondamentale e più idoneo coinvolgere più attivamente la cittadinanza e riteniamo che questa delibera sarebbe stata un ottimo banco di prova, ad esempio, per un referendum propositivo. In questo modo avremmo saputo direttamente anche quello che pensano i cittadini stranieri residenti a Sesto e iscritti regolarmente alle liste elettorali. Magari per la prossima occasione sicuramente ci sarà da discutere ancora su diritti umani e sull'impegno che il nostro comune può mettere nel riconoscere i diritti umani ai cittadini stranieri, si potrebbe pensare di ragionare in termini di proporre un referendum alla cittadinanza e vedere qual è la risposta direttamente da loro. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Lasciamo aperta ancora un paio di minuti per gli interventi, prego. Ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante, ne ha facoltà, prego. Buonasera a tutti, buonasera signora Sindaco. La legge che disciplina attualmente la cittadinanza italiana risale al 1992 ed è basata prevalentemente sullo ius sanguinis, cioè viene mantenuta la cittadinanza originaria dei genitori. Ciò comporta che il minorenne che nasce in Italia da genitori residenti e non cittadini diviene titolare di permesso di soggiorno temporaneo che deve essere rinnovato dai familiari fino alla maggiore età, così come già precedentemente ben esposto. Tutto questo è in contrasto sia con anticostituzionale, con l'articolo 3 della Costituzione,
che sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, ma è anche contro la legge 176 27 maggio 1991 che ha recepito la Convenzione dei diritti dell'infanzia fatta a New York nel novembre del 1989. Inoltre la Convenzione europea sulla nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa del 6 novembre 1997, che prevede che ciascuno Stato faciliti nell'ambito del diritto domestico l'acquisizione della cittadinanza per le persone nate sul suo territorio e se domiciliate legalmente e abitualmente. Quindi in base a tutti questi discorsi sicuramente è importante la cittadinanza onoraria. Non riconoscere l'uguaglianza dei diritti di tutti i minori senza alcuna discriminazione tra i bambini e gli adolescenti significa alzare barriere tra le comunità e le persone, indurre alla emarginazione e alla ghettizzazione degli stranieri, con il conseguente rischio concreto di contrapposizioni anche violente, come è accaduto in altri paesi europei. E mi sembra che in Europa solo la Francia ha questo tipo di prevede nella legislazione questo tipo di argomento. Il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia è sì un atto simbolico, però noi qui andiamo ad approvare un regolamento. Allora vorrei dei chiarimenti, non solo sul terzo punto del regolamento, che è quello che riguarda la cittadinanza onoraria per i bambini nati da genitori stranieri, ma anche sui primi due punti, e cioè la concessione della cittadinanza onoraria non deve essere per caso condivisa col Ministero degli Interni, perché non è previsto in questo regolamento. La seconda domanda è, analizzando i regolamenti di altri comuni che hanno comunque che hanno approvato questo discorso della cittadinanza onoraria anche per gli stranieri, in alcune delibere comunali è stata contemplata una maggioranza richiesta dei tre quarti e non del 51, della maggioranza assoluta. Quindi volevo capire con che criterio sono state scelte queste cose. E la seconda domanda, sempre per il punto numero 1 e numero 2, non il 3, la proposta potrebbe essere inoltrata da più proponenti, adeguatamente motivata. Quindi volevo avere un chiarimento proprio sul regolamento. Grazie. Grazie, può spegnere il microfono, grazie. Prego di prenotarsi per l'intervento prima di chiudere, prego. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà, prego. Buona serata a tutti, consiglieri, pubblico e giunta. Io sono contento che la nostra amministrazione abbia proposto questa delibera. Contento perché è un diritto e tutte le volte che si parla di diritti vuol dire che stiamo facendo un passo nuovo verso la civiltà, perché la civiltà è piena di diritti, a volte ce ne dimentichiamo. E uno Stato pieno di diritti è uno Stato civile, uno Stato in cui i diritti li decide qualcun altro o non ce ne sono o vengono calpestati, non è uno Stato civile, quindi ben venga questo, come probabilmente ne verranno altri in seguito, e mi auguro a breve. Premesso questo, sono convinto che solo attraverso l'approvazione di questi atti si possono iniziare ad affrontare quelle problematiche sociali, a volte latenti, a volte no, che ci vedono coinvolte come amministratori della cosa pubblica, ribadendo con questa delibera il valore dell'azione di stimolo che dal livello locale deve essere esercitata a livello nazionale.
Iniziative come questa servono a perseguire la pace sociale, a far crescere la coscienza civica in città. Conferire la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri, prendo questo di paragrafo in particolare, nati in città, obblighi chi la riceve a sentirsi parte integrante della comunità e possa creare migliori condizioni perché chi vive nel territorio si senta partecipe e responsabile di tutto questo. Ora questi bambini e questi ragazzi non si sentono né immigrati né italiani e si rischia uno smarrimento culturale, il che significa far sentire il minore un estraneo. Da molti facenti parti che si occupano delle scuole, piuttosto che di situazioni giovanili, dicono che il pericolo più grave che avremo nei prossimi anni, basato sull'integrazione, sia la seconda generazione, ossia quegli immigrati che non sono venuti qui per lavoro, ma che sono nati qui successivamente, e quindi non si sentono parte integrante di questo paese, ma non si sentono neanche riconosciuti dal paese d'origine da dove arriva la propria famiglia. Ed è non dico che sia una polveriera questa situazione, però sono quei fenomeni che a volte tardiamo ad occuparcene. Sono quei fenomeni, ripeto, latenti, come detto all'inizio del mio intervento, in cui a volte non ci accorgiamo, ma ci accorgiamo solo quando esplodono. E a volte quando esplodono è troppo tardi, dobbiamo rincorrerli. E non è assolutamente facile, non è nostro compito. Il nostro compito è governarli ed aiutarli. Si stima che nel 2029, fra 25 anni circa, ogni 5 minori presenti sul suolo italiano, uno avrà origini straniere. È un dato, secondo me, che deve farci riflettere. La nostra città ci ha sempre visto in prima fila sui temi dell'accoglienza e della solidarietà, come diceva prima di me anche la consigliera Pietra, anche in momenti di crisi sociale come quelli che stiamo attraversando. E non è facile in questi momenti di crisi mantenere i temi dell'accoglienza e solidarietà come nostro faro. La cittadinanza dei figli di stranieri nati in Italia non è solo un diritto, ma è anche un fatto concreto. Uno straniero residente in Italia è un componente attivo della nostra società che contribuisce alla vita dello Stato sia dal punto di vista economico che culturale. Questa delibera è un primo passo, molto più che simbolico, verso l'integrazione. Sono ragazzi che parlano la nostra lingua, studiano la storia d'Italia e sono figli di cittadini stranieri che lavorano e pagano le tasse. Il tema dell'integrazione dei cittadini stranieri in Italia è una delle sfide più impegnative da affrontare ed è un impegno sul quale si gioca il futuro stesso del nostro paese. Questi ragazzi vivono nello stesso contesto scolastico dei nostri giovani, parlano italiano e studiano come fanno i nostri figli, ma in realtà a volte, per non dire spesso, si sentono un peso o si sentono accantonati. Questo atto di riconoscimento, questi giovani della cittadinanza, può agevolare un percorso di integrazione reale, ove si veda affermata l'idea di una comunità in cui le diversità culturali e religiose siano una ricchezza e non un problema, in cui il dialogo, il confronto e il rispetto dei diritti e dei doveri siano la base di tutto questo, come dice la nostra Costituzione. L'articolo 3, che è qui dietro di me, parla chiaro, è inutile che lo leggo perché noi tutti lo conosciamo, ai ragazzi stranieri viene insegnato, ma purtroppo a volte non ne sono partecipi o non ne sono sufficientemente coinvolti. Mi auguro che questo sia solo l'aperitivo di un menù ben più corposo, che affermi con forza i diritti dei migranti che devono passare dal conseguimento più agevole della cittadinanza sino al conseguimento del diritto di voto. Grazie. Grazie al consigliere Noss. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Ne ha facoltà in qualità di consigliera. Prego. Grazie, signor Presidente. Ad oggi molti comuni hanno già aderito, comuni di grande città come Urbino, la prima ad esprimersi in merito, poi Bologna e Milano. E non voglio dimenticare centri relativamente più piccoli come Cantù, dove questo riconoscimento avviene quasi in contemporanea a noi. Le risposte date da questi comuni sottolineano l'importanza di questa adesione, ma evidenziano anche come queste decisioni sollecitano una presa di posizione molto più importante, quella di una modifica alla legge, di una modifica della legge sulla cittadinanza italiana da parte del Parlamento nazionale. La legge attuale si basa in larga parte sul riconoscimento dell'appartenenza alla comunità italiana legata alla parentela, quindi al sangue, ius sanguinis. Si chiede quindi che il Parlamento nuovo
Si chiede quindi che il Parlamento nuovo si attrezzi e voti il riconoscimento dell'appartenenza alla comunità legata al luogo di nascita, ius soli, previa accettazione da parte dei genitori dei minori. Ora la legge italiana riconosce ai nati in Italia questo diritto solo al compimento del 18° anno d'età, solamente se non si è, come diceva prima comunque anche la collega Pietra, se non ci si è trattenuti per più di un anno fuori dal paese, solamente a quell'età, e la richiesta si può presentare solamente per pochi mesi. Altrimenti, che succede? Altri ragazzi e ragazze che vivono al nostro fianco da anni rischiano il reato di clandestinità. A sostegno del riconoscimento del diritto della cittadinanza ius soli, oltre alla richiesta dell'UNICEF, organizzazione mondiale, la cui autorevolezza è riconosciuta da tutti, ci sono molte considerazioni. Si va dalla semplice constatazione che questi bambini nascono nelle nostre terre, crescono nelle nostre scuole, camminano nelle nostre strade, vivono con i nostri figli e possono diventare una grande opportunità per un paese come l'Italia, dove la natalità è bassissima. Ma più importante, secondo me, c'è il riconoscimento che un diritto è un diritto e che questi bambini non possono essere disuguali dagli altri, bambini di fronte alla legge. A Sesto ci sono circa 3.000 bambini e ragazze che, pur essendo nati qui, possono considerarsi cittadini alla pari degli altri. La nostra delibera è solamente uno dei tanti passi che si debbono fare affinché questa venga superata. Una legge anacronistica e per avviare un vero percorso di integrazione e di inserimento sociale. Dobbiamo sapere che questo non avviene in modo naturale, ma va guidato e curato e non può essere confuso con un progetto di assimilazione. Dobbiamo sapere che il cambiamento non riguarderà solamente le famiglie straniere e in misura maggiore i loro figli. Il cambiamento riguarda la nostra società, cioè tutti noi, e dovremo attrezzarci e confrontarci con esso, con gli strumenti della democrazia. Non possiamo e non potremo far finta di niente. Secondo me, il metodo migliore per giungere a una nuova comunità passa attraverso il riconoscimento di una comunità plurale, di tutti, in cui tutti i contributi vengono vissuti come una ricchezza e non come una sottrazione, come un impoverimento. Solo questo sarà reale e dovremo tenerlo a mente. Il riconoscimento di diritti uguali porterà anche l'assunzione di uguali doveri. Infatti i diritti e i doveri scritti nella nostra Costituzione dovranno servirci come orientamento. Grazie. Grazie alla consigliere Antonioli. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi. Ne ha facoltà. Prego. Sì, grazie Presidente. No, io volevo fare una puntualizzazione molto veloce. A me piace molto questa campagna e questa delibera, che poi è la campagna Io come tu dell'UNICEF, quindi io sono totalmente d'accordo. Così girovagando per il sito dell'UNICEF si scopre che comunque anche il passaggio successivo a questo è anche verso un... cioè io leggo ad esempio, leggo che è meglio. In questi ultimi giorni da più parti è stato sollevato il caso di ragazzi di origine straniera nati e cresciuti in Italia che al raggiungimento della maggiore età a causa di una disabilità intellettiva hanno visto rigettata la loro domanda di acquisizione della cittadinanza italiana. Io volevo semplicemente dire questo, è ottimo questo primo passaggio, anche lanciare la proposta anche in futuro per una proposta verso i disabili. Tutto qui. Era solo questo. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Ha chiesto la parola il consigliere Foggetta. Ne ha facoltà. Prego. Grazie. Allora, io vorrei partire innanzitutto da una questione semantica. Io vado un po' controcorrente rispetto alla tendenza di preferire negli ultimi anni il termine migrante al termine straniero. Io apprezzo di più il termine straniero perché nella sua radice, nell'interno della parola, sono nascosti il termine estraneo e il termine strano, che a me sono due cose che incredibilmente affascinano e verso le quali sono calamitato solitamente. Questa passione per
per lo strano, per ciò che mi è strano, ciò che è altro da me, mi ha portato qui. Sto lanciando un po' di esperienze personali. Mi ha portato più volte in luoghi nel mondo che sono non certo nelle prime posti, nei primi posti, nelle prime posizioni, nelle liste delle località turistiche. Tra questi ci sono i campi profughi Sahrawi, dove l'ultima volta in cui sono stato, una persona anche abbastanza alta, una personalità abbastanza spessa nel contesto, nel piccolo contesto del popolo Sahrawi, il ministro della sanità mi ha parlato della condizione di profugo utilizzando questa similitudine, che è essere un profugo è come avere un nome senza avere un cognome. Può essere, immagino che per molti il paragone tra la condizione di profugo e la situazione, la categoria di cui stiamo parlando in questo momento potrebbe essere un po' forzata, ma invito a riflettere sul fatto che le sfumature tra queste due categorie molto spesso sono molto labili, e specie in questa similitudine, la situazione dei profughi, per come me la raccontava lui, è molto simile a questa, nella misura in cui questi ragazzi per una vita, per 18 anni, per una vita, per loro 18 anni, per un diciottenne 18 anni è una vita, vivono, conducono una vita come se fossero facenti parte del nostro popolo, come se fossero italiani, contribuendo a migliorare o anche a peggiorare, comunque contribuendo a creare quella che è il popolo italiano, contribuendo nel loro piccolo ognuno a contribuire a costituire il popolo italiano. Salvo poi arrivare ai 18 anni, ai 19, perché c'è quel periodo, scusate ma io oltretutto questa roba del periodo tra 18 e 19 anni per chiedere la cittadinanza la trovo davvero una cosa assurda, salvo arrivare a 19 anni quando ti viene detto tu da questo momento in poi tutto quello che hai fatto fino adesso dimenticalo, tu non sei italiano, tu sei indiano, come era il caso di Sima, questo caso di cui parlava prima, se non sbaglio, la consigliera Pietra, che per una vita è stata in Italia e allo scadere dei 19 anni gli è stato detto adesso devi rimpatriare, devi tornare nel tuo paese. E giustamente lei credo abbia risposto, io nel mio paese ci sono, tornate voi a casa vostra. Questa situazione per me quindi è molto simile, contribuire, fruire dei servizi, contribuire al trasformarsi del popolo italiano senza però poterne fare parte da un certo momento in poi, una cittadinanza a tempo determinato, questo periodo di precariato in tutto diventa davvero assurdo. In quest'ottica dove si pone questa delibera in questo momento? Si pone burocraticamente molto in basso, nel senso che una cittadinanza ad onore non è un qualcosa che possa cambiare lo statuto di queste persone, è solo un grosso monito, un grosso messaggio alla politica che sta più in alto di noi per assumersi delle responsabilità e per prendere un po' più seriamente certe tematiche che non sono state prese seriamente, tant'è che la questione immigrazione è regolata da una legge che porta il nome Bossi-Fini. Adesso nessuno si offenda, ma io la trovo assurda questa cosa, è come se domani in Germania mettessero un ministro della sanità il dottor Mengele, non riesco a vedere altre similitudini. Però qual è la forza di questo monito, di questo messaggio? È che innanzitutto la politica alta ci ascolti e poi proprio quello che diceva la consigliera Iosa, che sia un primo passaggio, che sia un primo momento perché si costruisca qualcosa di nuovo anche con queste situazioni che sono delle problematiche, dei vulcani che aspettano solo di eruttare e di dare il problema che effettivamente potrebbero diventare da qui a qualche anno. Per questo motivo trovo ottima questa proposta di delibera e voteremo sì. Grazie al consigliere Foggetto. Ha chiesto la parola la consigliere Pastorino. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera. Volevo semplicemente dire che questa iniziativa la trovo veramente di grande valore simbolico
ed altamente significativa e lancia un messaggio, come diceva prima la consigliera Antonioli, al Parlamento nazionale perché si riesca a costituire poi una legge che possa dare finalmente la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati nati in Italia. Mi piace pensare un attimino alle parole del presidente Napolitano che diceva appunto che praticamente i cittadini nati in Italia sono italiani, quindi è un qualcosa che veramente va definito. Mi piace anche pensare che Sesto comunque ha sempre rappresentato una città aperta, una città che comunque si è sempre impegnata nel portare appunto avanti un discorso legato ai diritti civili e quindi attraverso tutta una serie di tematiche, attraverso la scuola, attraverso le associazioni sportive, attraverso le varie organizzazioni, mi viene da pensare anche, non so, al concorso Sesto e i suoi studenti che aveva appunto nel 2010, se ben ricordo, aveva praticamente aperto il tema straniero chi già ipotizzando proprio un lavoro legato all'integrazione e all'accoglienza. Ecco, quindi vorrei proprio dire che è molto importante insomma discutere di questi temi, ma trovo anche importante che anche le stesse famiglie di questi ragazzi si assumano anche una responsabilità in più, nel senso che comunque questo tema responsabilizza proprio anche le famiglie stesse di questi ragazzi e quindi secondo me guarderanno anche con un occhio di riguardo quello che è il nostro paese. Il nostro paese non deve essere solo un paese amico, ma deve essere il proprio paese, il paese di queste nuove generazioni deve diventare proprio loro, quindi dovranno comunque anche loro fare un passo avanti verso di noi, già lo stanno facendo. Quindi vedo insomma un qualcosa, un'apertura sia da parte della nostra città, da parte nostra, ma anche una futura apertura e una responsabilizzazione maggiore anche da parte delle famiglie degli immigrati. Grazie. Grazie alla consigliera Pastorino. Lasciamo aperto ancora. Ha chiesto la parola consigliere Rivolta, che ha chiesto anche il raddoppio dei tempi. Prego. Sì, spero di non averne bisogno, è solo per non dovermi trovare a troncare un ragionamento. Volevo cominciare con una provocazione, ma spero che sia colto lo spirito, anche perché spero che nelle prossime settimane ci si provochi reciprocamente su questa cosa. Credo che, come dire, il voto favorevole, la disponibilità dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, spero che si trasformi anche in un impegno a pensare che il prossimo Parlamento, se avrà un governo, insieme si confronti su questa scelta e che uno dei primi atti da fare magari sia proprio quello di concedere la cittadinanza italiana, non quella onoraria, ma quella vera, reale, a tutti i figli di stranieri nati in Italia, così come il Partito Democratico ha messo tra i punti fondamentali del proprio programma elettorale di queste elezioni appena avvenute. La scelta che noi facciamo questa sera ha un significato molto forte politicamente, una scelta simbolica ma con un valore forte, con un valore molto politico. Perché, come spesso succede, ci si muove in anticipo nei comuni, non solo a Sesto, questa volta non per primi a Sesto, ma nei comuni, nelle città del nostro paese, anticipando scelte che poi diventano scelte nazionali. Anche proprio perché le amministrazioni comunali, come spesso succede, si misurano più da vicino con la realtà che si modifica e con quello che avviene. Viviamo in una città in cui 30 anni fa parlare di stranieri extracomunitari sarebbe stato abbastanza, come dire,
fuori dal comune, mentre si parlava di una grande immigrazione dalle terre del sud, dal Veneto, dal Friuli, e quindi con quella necessità, con quelle problematiche ci si confrontava. Ma negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni tutto si è modificato, tutto è cambiato, i compagni di classe dei nostri figli sono in massima, in buona parte, in buona sostanza, bambini che hanno nomi stranieri, ma che i nostri figli non percepiscono come nomi stranieri. Ho chiesto ai miei figli l'altro giorno di scrivermi i nomi, e per cui ho fatto un elenco: Mohamed, Ambra, Felipe, Sadia, Tomas, Isabel, Artem, Sama, Ikram, Vidishan, Steven, Gabriel. E la cosa divertente o interessante è che non solo i nostri figli non percepiscono questi nomi come nomi stranieri, e questi bambini parlano con un accento molto simile a quello dei nostri figli, se non addirittura con uno spiccato accento meridionale a seconda dei compagni di classe che hanno, o milanese a seconda di quelli che frequentano, ma i nostri figli dicono questi nomi facendo molti meno errori nella pronuncia di quanto noi facciamo, perché li sentono da loro diversi, li sentono direttamente da loro, e questa cosa, come dire, costruisce una comunanza e una visione diversa di quello che è un cittadino, un bambino nato in Italia, e non solo. E io spero che concedere, se si arriverà a concedere la cittadinanza non onoraria, ma quella effettiva ai bambini nati in Italia, sia anche il primo passaggio per rivedere la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri che vivono e lavorano in questo paese. Perché in Italia è difficilissimo, è un lunghissimo percorso, devi essere stato qui almeno 10 anni, e poi in genere ci vogliono dai 3 ai 4 anni, cosa che negli altri paesi non avviene, o in molti paesi non avviene. E io quindi spero che questo possa essere un passaggio che vada in questa direzione. Io credo che il nostro paese abbia da colmare un ritardo storico rispetto a questa questione. Hanno detto prima di me i consiglieri, e hanno parlato di diritto di suolo e diritto di sangue. Il diritto di suolo è quello che appartiene in genere ai paesi del Nuovo Mondo, che sono cresciuti e sono formati da popoli che da tutto il mondo sono arrivati, e quindi avevano sicuramente anche meno necessità, come dire, di costruire un perimetro. È ovvio che poi le condizioni materiali determinano, come dire, delle scelte, mentre il diritto di sangue appartiene in genere ai paesi della vecchia Europa. E quando diciamo vecchia Europa e ci parliamo di questa cosa, forse ci rendiamo conto anche che un gap e che una difficoltà di un vecchio continente a stare al passo con un mondo che si evolve a una velocità strepitosa e straordinaria sta anche nella diversa capacità di rapportarsi con chi viene da altre parti del mondo, considerandoli una possibilità di arricchimento e non semplicemente manovalanza. Io credo che da questo punto di vista il nostro paese abbia poi compiuto scelte scellerate in questi anni. Tutti sappiamo che, l'abbiamo visto anche durante le ultime elezioni, gli italiani all'estero possono votare e possono avere il passaporto anche se sono figli dei figli dei figli dei figli. Personalmente ho un amico brasiliano che è l'ottava generazione che sta in Brasile, o la settima, non mi ricordo, è venuto in Italia, è andato presso la parrocchia del paese da dove arrivava, ha ricostruito per passione, per interesse, tutto l'albero genealogico al passaporto italiano. Lui non parlava l'italiano quando prese il passaporto italiano. Era in Brasile da 7 generazioni, c'era una ragione di fondo, come spesso succede ai figli di figli di figli italiani che vivono nel Sud America, che col passaporto italiano si entra negli Stati Uniti più facilmente. Mentre col passaporto brasiliano, col passaporto argentino, figuratevi con quello colombiano, è assolutamente più difficile. Noi abbiamo scelto di privilegiare e di mettere al centro della nostra attenzione
i figli dei figli dei figli degli italiani che vivono in Sud America, che vivono in giro per il mondo, che non pagano le tasse al nostro paese, così faccio un ragionamento un po' brutale che piace a una parte di questo paese, ma non abbiamo costruito e pensato che chi lavora in questo paese, chi studia in questo paese, chi gioca a pallavolo, lo sport è un elemento fondamentale, chi ha dei figli li porta a giocare in una qualsiasi squadra, si rende conto di qual è la miscellanea. Non c'è soltanto Ballotelli o El Shaarawy, ci sono tanti bambini stranieri che giocano nei nostri oratori, che giocano nelle polisportive. Allora io credo che questo sia un passaggio importante che deve anticipare, deve rafforzare un'idea di cittadinanza diversa che non si fonda più appunto sul sangue ma sull'appartenenza, sul luogo in cui vivi, sul luogo dove lavori. E credo che questo modificherà sicuramente i contorni delle nostre comunità, non soltanto nei nomi, ma insomma, in giro per il mondo gli italiani sono quelli scuri, con gli occhi scuri, come dire, che hanno dei lineamenti ben evidenti, insomma, più facilmente poi si parla della fisionomia dei meridionali, perché più sono immigrati, ma insomma, e invece da d'ora in poi i cittadini italiani avranno fisionomie che saranno più simili, come dire, a quelle dei paesi in cui le genti di tutto il mondo si sono mischiate, sono cresciute insieme. Credo che da questo punto di vista la scelta del Comune di Sesto sia importante. È il mantenimento di un impegno preso in campagna elettorale, preso dalla nostra coalizione. Non ho letto gli altri programmi, quindi non so se altri candidati sindaci su questo si erano espressi, però so che noi avevamo fatto una scelta precisa e quindi è importante che sia confermata. Credo debba essere anche l'inizio di un percorso anche a Sesto San Giovanni per recuperare del tempo un po' perduto, possiamo dirlo con schiettezza che rispetto a questi diritti e a queste questioni anche a Sesto c'è un tempo da recuperare e che questo probabilmente è il modo migliore per cominciare. Esistono rapporti piuttosto, bisogna rinforzare i rapporti con le comunità straniere presenti nella nostra città, credo, bisogna rinforzare una serie di passaggi che coinvolgano e che rendano più accessibili tutti i servizi della nostra città anche a cittadini stranieri, perché per esempio, scusate, ritorno sui bambini, quante volte abbiamo colto che i bambini, parlando l'italiano meglio dei propri genitori, si fanno interpreti per i loro genitori e quindi svolgono un ruolo, una funzione importantissima, perché normalmente parlano e scrivono la nostra lingua, mentre i genitori a volte la parlano a stento e non la sanno leggere e scrivere, e quindi i figli, i bambini svolgono in quel ruolo, in quella funzione, un compito importantissimo. Chiudo con una piccola proposta che è una mia fissazione, che avevo già posto all'attenzione forse in consiglio o direttamente agli assessori. I consiglieri comunali che sposano sanno che quando si celebrano i matrimoni si leggono gli articoli, adesso rischio di dire una stupidaggine, del codice civile 142, 143, 144, che sono articoli molto belli, ma che sono scritti da chi scrive le leggi in Italia, sono scritti anche bene, ma non sono di facile comprensione. E chi si è trovato a celebrare un matrimonio straniero, per esempio, sa che quegli articoli letti, anche con tutta, come dire, l'enfasi corretta, giusta, in modo che siano scanditi, molto spesso non sono compresi dagli stranieri. Io chiedo che, per esempio, una delle prossime cose che noi si deve fare in questa città è di tradurli in 3, 4, 5 lingue, anche perché su quegli articoli si prendono degli impegni. Quindi forse tradurli serve a fargli capire fino in fondo qual è l'idea che noi abbiamo della famiglia, del diritto della famiglia. E quindi magari può essere un passaggio che va in questa direzione. Credo appunto che noi dovremo nei prossimi anni rafforzare tutti i momenti e i luoghi di integrazione.
perché la nostra città non può che uscirne più ricca e più forte. Questa è la strada e credo che sia questo, quello di oggi, un passaggio simbolico, ma come molto spesso succede, i simboli hanno la forza e trasmettono una direzione che in questo caso è una bella direzione. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola il consigliere Vavassori. Ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Ritengo che la delibera che viene portata oggi in Consiglio non sia, come dire, solo simbolica, ma abbia proprio un forte impatto politico. Si vuole normare il rilascio della cittadinanza. Questo atto, come ricordato precedentemente dai consiglieri Torracco e Rivolta, fa parte del programma della nostra coalizione. Programma che, mi piace ricordare, è stato costruito insieme con i cittadini. Esso è un frutto di serate di confronto, di tavoli di lavoro per aree tematiche che hanno portato poi alla creazione del programma che è stato sottoposto dalla Giunta, dal Sindaco e dalla Giunta. Io vorrei soffermarmi in particolare sul terzo punto del primo articolo, non perché i primi due non siano importanti, ma perché credo, lo crede anche il mio partito, il nostro partito, che oggi in Italia vi sia la necessità di rivedere la disciplina sull'immigrazione, perché in Italia vivono oltre 5 milioni di persone immigrate, lavoratori, lavoratrici, famiglie, giovani, bambini. Sono persone a cui va riconosciuta la piena dignità umana. Sono una presenza che sicuramente aiuta l'Italia e gli italiani a vivere meglio ed è integrata nel nostro paese. Nella città, nei piccoli paesi, nelle aziende, nelle scuole, si sono instaurati importanti processi di convivenza fra italiani e immigrati, che definiscono i tratti di una via italiana alla convivenza, costruita con il ruolo attivo dei comuni, delle comunità locali, dei sindacati, delle imprese, dell'associazionismo italiano e dei migranti. Ritengo pertanto che la politica debba promuovere e favorire processi di integrazione e convivenza, proponendo un patto fra italiani e immigrati per costruire un'Italia solidale e sicura, e con uno sguardo magari anche più in là a un'Europa più unita e un'Europa di pace. Riorientare la politica dell'immigrazione significa mettere le persone al centro della sua azione positiva, a sostegno dello sforzo dei territori per la coesione e l'integrazione. Mettere le persone al centro significa dare sostanza al concetto di integrazione, andando oltre i manuali di buone pratiche elaborati in questi anni verso un incoraggiamento più forte a politiche di inclusione sociale, di accesso ai servizi sanitari, all'istruzione e al lavoro. Io credo che oggi possiamo affermare con orgoglio che la mia città, la nostra città, lancia un segnale forte rispetto alla politica sull'immigrazione. Con orgoglio dico che sono favorevole a questa delibera che, come ha affermato molto bene in un'intervista al nostro sindaco, concede questa delibera la cittadinanza ai ragazzi che parlano la nostra lingua, studiano la nostra storia e sono figli di cittadini stranieri che lavorano e pagano le tasse. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori. Lasciamo ancora 30 secondi per intervenire e poi passiamo ad esaminare i due emendamenti che sono stati presentati. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Ne ha facoltà, prego. Ma io credo che, come dire, ci sono delle delibere che sono presentate in modo da rendere sostanzialmente impossibile parlare contro, no? Cioè, devo dire che qui c'è grande abilità nell'utilizzare il politicamente corretto, no? Cioè, praticamente scorretto dire qualcosa contro di ciò. Devo dire che l'unica cosa che vedo è che non c'è un solo straniero che ci guarda.
Quindi non vorrei che questo problema fosse davvero un problema in cui noi ci parliamo, ce le diciamo, ce le cantiamo e politicamente ci sentiamo molto bravi, no? Siamo fatti, sentito una serie di elogi veramente sperticati rivolti a se medesimi. A casa mia si diceva che chi si loda si imbroda, però questo evidentemente non va di moda in questo consiglio. Siamo bravissimi, concediamo con grande facilità quello che nulla ci costa. E io sono d'accordo. Sono d'accordo perché facciamo un registro, scriviamo dei nomi, facciamo anche una bella cerimonietta, così ci facciamo vedere, facciamo, dire, ci mettiamo in vista, che da quando uno fa politica sa che la cosa che più vuole un politico è visibilità. Cosa dà più visibilità che dire che facciamo una bella cerimonia? Evidentemente questa cerimonia interessa prima di tutto a noi, perché ripeto, qui io conosco quasi tutti quelli che sono qui, devo dire che di immigrati con figli piccoli che hanno questo intenso desiderio non ne vedo neanche uno. E so che quando ci sono problemi che toccano una parte della cittadinanza, i cittadini arrivano. Quindi, per carità, lo facciamo, lo scriviamo, ce lo mettiamo. Io credo che bisogna anche forse dire una cosa, diamo che io spero che questo ci sia nella proposta dell'UNICEF, non so se ci sarà o no, l'ho guardato, ma che ai bambini sia data una doppia cittadinanza, quella dello ius soli e quella dello ius sanguinis, perché devo dire la verità che io quando avevo mio figlio minorenne non avrei voluto che avesse un passaporto diverso dal mio, ma avrei voluto la possibilità che avesse un passaporto uguale al mio, perché qualunque cosa possa succedere, anche solo in un viaggio all'estero, avere due passaporti diversi vuol dire che se per caso hai bisogno della tua ambasciata, devi andare in due ambasciate diverse. Cioè, quindi, per carità, cerchiamo di moderare la nostra demagogia più estrema e diciamo quello che hanno fatto in Germania. La legge tedesca che c'è oggi mi pare una legge molto equilibrata, che dice che al bambino che nasce da genitori stranieri residenti in Germania viene concessa una doppia cittadinanza, che poi la doppia cittadinanza al bambino, vuol dire, è una teoria, è chiaro che la cittadinanza la usano poi i genitori, no? Cioè il bambino non ha autonomia legale. Viene concessa una doppia cittadinanza e al momento della maggiore età i ragazzi hanno 5 anni di tempo per decidere quale delle due cittadinanze vogliono conservare, se quella tedesca o quella del paese di origine. Anche perché io mi veniva in mente un caso, mettiamo una famiglia pakistana. La famiglia pakistana viene in Italia, sta qui, nasce un bambino qua. A un certo punto la famiglia pakistana decide di emigrare in Canada. I genitori pakistani possono avere facilmente la cittadinanza, perché appartengono tutti al Commonwealth. Ma il bambino con la cittadinanza italiana no, anzi probabilmente fa fatica ad entrare, perché noi facciamo fatica ad entrare in Canada. Quindi è chiaro che sarebbe un caso in cui si crea un pesante problema. Per cui io ritengo che, questo adesso no, la cittadinanza onoraria è pura carta, che non conta niente, quindi vabbè. Spero però che i nostri legislatori, che non sempre mi sono sembrati saggi nel loro legiferare, quando legifereranno penseranno anche a questi problemi, cioè che il bambino che, quando è stato introdotto lo ius sanguinis, non è stato fatto perché si voleva impedire di venire, cioè non c'era allora il problema di fatto. Ma lo ius sanguinis è semplicemente quello che diceva: il bambino segue i suoi genitori, cioè segue coloro che hanno la patria potestà. E se, perché questo è il vero problema, che bisogna riconoscere il diritto dei genitori ad avere la patria potestà sui loro figli. Ed è chiaro che in questo caso un problema di cittadinanza potrebbe essere un problema che confligge, come a volte succede nei matrimoni misti, no? Dove uno dice, qui in Germania, per esempio, quella storia di quella signora tedesca, che i figli hanno la cittadinanza tedesca, e per la legge tedesca non si può, devono restare in Germania.
E la nostra legge, che è nella Comunità Europea, ha dovuto accettare questa. E la signora, perché ha preso i suoi bambini, è stata condannata alla prigione dal nostro tribunale. Quindi io in queste cose qui credo che non sia... Io capisco che uno che va a scuola poi fa la maestra, allora ecco, ma non è il problema della maestra e del singolo bambino. Sono problemi legali, molto pesanti. Quindi stiamo attenti in questo, dopodiché qui adesso facciamo questa bella cosa, ce la diciamo, domani c'è un comunicato stampa in cui il sindaco dirà finalmente questa cosa di civiltà, eccetera. Però stiamo attenti a non creare anche problemi. Poi ripeto, se fossero stati così interessati sarebbero qua. L'altra volta che c'erano quelli interessati, l'oratorio voleva premere, c'erano tutti quelli dell'oratorio messi lì, non ce n'è uno stasera, Io avrei chiesto a Don Luca di venire una volta anche quando proprio non è interessato in prima persona. Magari era meglio, eravamo più contenti, perché proprio vedere che l'egoismo è tale anche negli oratori, che si è presenti soltanto se c'è qualcosa che ci tocca, però qui neanche uno. Questi qui li conosciamo quasi tutti, sono persone di vecchia frequenza del Consiglio Comunale e di stranieri. Beh, quella sera non era impegnato però Don Luca. Hai visto? Quella sera si era tenuto libero, allora speriamo che si tenga libero qualche altra sera, così siamo contenti. E quindi io Don Luca non lo conosco, non ho nessuna intenzione di dirglielo. Voi invece lo conoscete molto bene, glielo potete dire più facilmente di me. E quindi è chiaro che questo bisogna fare, bisogna pensare anche agli aspetti legali che prescindono dalle affettività o dalle emotività singole. Dopodiché sentiamoci buoni, bravi, cosmopoliti e facciamo questo registro, sapendo che il fatto che ci sia oggi non conta niente rispetto a domani, sperando che se un giorno ci sarà una legge equilibrata. E però una cosa vorrei dire rispetto, mi pare, a Moreno Nossa, che ha detto una cosa importante: le seconde generazioni possono essere un problema, è vero. Devo dire che paiono essere un problema massimo nell'unico paese che è la Ius Soli, cioè la Francia. Perché il problema delle banlieue e delle seconde generazioni degli immigrati dal Maghreb, come ce l'hanno loro, non ce l'ha nessuno. E sono tutti cittadini di pieno diritto, perché in Europa esiste un solo paese che ha lo Ius Soli ed è la Francia. Quindi non ci... Non è vero, l'Austria non ha fatto lo Ius Soli, ma figuriamoci. La Germania l'ha fatto questo qui. Quindi lo Ius Soli è, siccome si diceva che tutti ce l'hanno, in Europa ce l'ha solo la Francia. E devo dire che è quella che ha più problemi sulle seconde generazioni. Che ha più problemi sulle seconde generazioni. Quindi non ci illudiamo che un provvedimento legale sia capace di eliminare le tensioni sociali, che sono sicuramente importanti. Comunque, ripeto, nell'orgia del politicamente corretto in cui siamo immersi va benissimo. Come dire di no a un provvedimento di questo genere? Diciamo di sì e sentiamoci finalmente parte di questa ONU mondiale di felicità. Poi dopo è chiaro che vai fuori e trovi i problemi, trovi le questioni, trovi i razzismi che forse a volte sono anche esasperati da un po' troppo buonismo delle istituzioni, che se ogni tanto le istituzioni guardassero alla realtà più che ai sogni della loro testa sarebbe meglio. Grazie alla consigliera Landucci. Quindi direi, se non ci sono più interventi, passerei ai due emendamenti che sono stati presentati dal gruppo consiliare Sesto nel Cuore su questa delibera. Quindi, visto che non ci sono più interventi, darei la parola alla consigliera Titta Ferrante per illustrare l'emendamento numero 1 riguardante la sostituzione della frase all'articolo 2.3 del regolamento. La parola alla consigliera Titta Ferrante, prego. Sì, grazie. Presidente, dunque, fermo restando che la cittadinanza onoraria è una cosa per noi importante, come ho avuto modo di dire prima,
Secondo noi riteniamo che è un atto che dovrebbe essere accompagnato da elementi oggettivi e concreti. Quali, ad esempio, allora il numero uno qual era? Quello relativo alla... alla sostituzione della frase... Sì, quello dei residenti, giusto? All'articolo, ecco. 2.3. La frase è questa: i minori nati in Italia e residenti, cioè dare la cittadinanza onoraria ai minori nati in Italia e residenti a Sesto San Giovanni. Secondo noi, e anche secondo il Movimento 5 Stelle, la frase dovrebbe essere, dovrebbe essere un'altra: i minori nati in Italia da genitori residenti in Italia da almeno un anno, e questo per evitare il turismo del parto, il cosiddetto anchor baby, perché molti stranieri vengono a partorire qui in Italia perché hanno un'assistenza gratuita e questo non, a loro quindi non interessa la cittadinanza, ma vengono qui con questo motivo. Quindi la cittadinanza va data a chi ha un senso di appartenenza, chi vuole risiedere qua e non solo usufruire dei nostri servizi. Quindi, fermo restando appunto che l'argomento è importante, lo condividiamo, però dare un segno di concretezza anche a un regolamento simbolico, che però poi fa parte del regolamento che il Comune adotta, secondo noi è molto importante. Quindi andrebbe previsto questo piccolo cambiamento. Si tratta di prevedere genitori residenti in Italia da almeno un anno, cioè si certifichi che la gravidanza è avvenuta qua in Italia. Cosa dire? A noi sembra molto importante. La cittadinanza vuol dire far parte di una storia, sentire questa appartenenza, per cui ribadire in un regolamento questo concetto per noi è importante. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Allora, i consiglieri possono intervenire per una dichiarazione di voti, quindi lasciamo aperto il dibattito prima di mettere l'emendamento in votazione. L'emendamento, stiamo parlando dell'emendamento, quindi è prevista una dichiarazione da parte dei consiglieri. Chi vuole fare la dichiarazione si deve prenotare. Grazie. La consigliera Antonioli, prego. Grazie, signor Presidente. Allora, innanzitutto ricordo che la cittadinanza che diamo come Comune di Sesto San Giovanni è onoraria, quindi puramente simbolica, e che il nostro voto non dà accesso all'appropriazione dei diritti di cui godono i cittadini italiani non onorari, ma di fatto. Poi rimango abbastanza stupita, cioè noi la diamo ai bambini che nascono a Sesto San Giovanni. Cioè, mi sembra quasi una discriminante andare a chiedere, dal momento che è onoraria, ripeto, non è, cioè, no, beh, siccome in questo momento noi stiamo parlando di cittadinanza onoraria, non capisco, una persona che viene qua, una donna viene qua, al marito che è qua, arriva e noi gli diciamo, no, guarda, siccome non è un anno che tu sei qui e magari il permesso di soggiorno ti viene dato solo adesso perché prima non ti è stato dato, adesso non ti riconosciamo la cittadinanza onoraria. Mi sembra assurda questa cosa. Noi non, sinceramente io non riesco a capire, ripeto, è una cosa, un fatto... Cioè, il riconoscimento che noi stiamo dando è un inizio di un percorso per far sì che il Parlamento per far sì che il Parlamento capisca che deve iniziare a lavorare sul diritto di cittadinanza. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Se non ci sono più interventi, metterei in votazione il primo emendamento. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, prego. Grazie Presidente. Sono 3 minuti per il consigliere, prego. Grazie per avermelo ricordato.
No, ecco, io ho dato un'occhiata a questi due emendamenti e mi sono convinto che chi li ha scritti fondamentalmente non ha capito il senso della delibera di questa sera. Come giustamente diceva la consigliera Antonioli, è un gesto puramente simbolico. È inutile andarsi a perdere in tecnicismi assolutamente inutili che non fanno altro che aggravare poi il processo di assegnazione e revoca. Come ad esempio questo qui che leggo, la cittadinanza onoraria di cui al comma 3 dell'articolo 2 è vincolata all'obbligo della frequenza scolastica. La revoca del sindaco avverrà su segnalazione degli uffici del servizio educativo. Stiamo parlando... Sì, l'ho anticipato. Okay. Dopo discutiamo okay. Il secondo. Va bene, scusatemi. Quindi sostanzialmente, cioè, o si è d'accordo con questo segnale che vogliamo dare da stesso San Giovanni o non si è d'accordo. Andare ad appesantire con queste inutili tecnicismi, come ho detto prima, mi sembra un esercizio superfluo. Grazie, si è prenotata, ha chiesto la parola il consigliere Capone. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma, oddio, dire che è superfluo mi sembra un po' veramente riduttivo. Se si vuole parlare di aria fritta, seguiamo il vostro ragionamento. Mi lascia molto perplesso che abbiamo impegnato tante ore per dire che è un atto puramente simbolico. La collega Antonioli ha detto chiaramente che questo provvedimento mira a gettare le basi di un percorso a livello nazionale. Quindi, francamente, mi sembra che il tecnicismo che la nostra lista ha posto sia un tecnicismo esattamente identificato come un motivo di riflessione per far sì che la norma finale sia migliorata rispetto a quello che resta soltanto un atto simbolico. È chiaro che stiamo ragionando di un percorso, ma proprio perché si tratta di un percorso, io penso che una proposta di questo tipo che venga dalla nostra città aperta verso l'integrazione, come è stato detto da tanti interventi, dovrebbe rappresentare un elemento migliorativo, un elemento da essere accolto a braccia aperte, perché diamo una concretezza maggiore ad un atto simbolico e soprattutto portiamo dei contenuti ad un atto simbolico, perché altrimenti resta soltanto una politica fatta di mere parole. Grazie al consigliere Capone. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolta, prego. Ci siamo presi la predica anche stasera. Forse dovremmo accettare reciprocamente che abbiamo idee diverse rispetto a questo tema. E forse quindi capiremmo che l'approccio diverso porta a scelte diverse. Io vi pongo una questione. Se su un barcone che arriva dall'altra parte del mondo c'è una mamma che partorisce quando arriva in Italia perché è fuggita da un paese in guerra, io sono orgoglioso che il mio paese gli dia la cittadinanza. Ok? Io credo che sia doveroso dare la cittadinanza in quel caso. Vi pongo un'altra questione. Noi scegliamo di dare la cittadinanza onoraria a tutti i bambini nati in Italia. E in questo momento abbiamo bambini nati in Italia che hanno 18 anni o quasi 17. E a loro chiediamo se quando sono nati in Italia il papà e la mamma erano in Italia da un anno o da 6 mesi. Perché se era da un anno gli diamo la cittadinanza onoraria, altrimenti non gliela diamo. E poi gli spiegate che questa è una cosa giusta, però dovete avere la forza di spiegargli che è una cosa giusta. Allora, su questa cosa abbiamo un'idea diversa, non è concretezza o non concretezza. Noi crediamo che si debba passare dal diritto di sangue al diritto di suolo. Il diritto di suolo internazionalmente significa che se nasci in un paese appartieni, sei cittadino di quel paese. Credo con la doppia cittadinanza, consigliera Landucci, perché i miei cugini nati negli Stati Uniti hanno sia il passaporto americano che il passaporto italiano. Poi forse a un certo punto possono tenerli tutti e due, dovevano scegliere quando c'era da fare il militare. Credo che li abbiano tutti e due. Finché c'era il militare dovevano scegliere e dovevano optare. Non essendoci più il militare non devono più optare. Ah, su questa cosa non è che
possiamo decidere che esiste il diritto presons, che non è una battuta, ma è una cosa precisa. Non è che noi decidiamo che, a parte che il turismo per venire a nascere in Italia, onestamente, io conosco un turismo, ahimè, quelle delle coppie non fertili che per la legge 40, così come è stata costruita, migrano per poter avere la fecondazione assistita. Quella migrazione la conosco perfettamente. Tutte queste coppie che si muovono con le famiglie, attraversando i deserti, attraversando i mari, su barconi o con gli spalloni per venire a nascere in Italia, e questi faccio un po' più fatica a conoscerli. Per cui io credo che da questo punto di vista l'approccio è diverso. Legittimo il vostro, legittimo il nostro, corrispondono a due visioni diverse. Deve concludere, consigliere. Sono fatti simbolici che hanno un valore politico e quindi per questo sono stati costruiti in questi termini. Grazie al consigliere Rivolta. No, non è prevista, consigliere. Se non ci sono più interventi, scusi, come relatore, prego, rettifico. Io non, noi non stiamo mettendo in discussione che il discorso della cittadinanza italiana data anche agli stranieri, non è questo l'oggetto, per cui ci possiamo riempire la bocca di paroloni, ma non è questo l'oggetto. Noi stiamo dicendo, in una realtà economica come la nostra, non possiamo sostenere che tutta l'Europa che ha problemi, tutta l'Europa dell'Est venga a partorire qua in Italia perché noi abbiamo l'assistenza gratuita. Ne ho visti tanti di casi così che sono passati nel mio centro d'ascolto, per cui per me questo è stato un problema che mi è venuto immediatamente all'occhio. Allora, quello che ho di cui sto parlando non è del barcone che può chiedere l'asilo politico, parlo del turismo del parto. Ho fatto questo di esempio. Consigliera Titta Ferrante, rettifico, mi avete portato alla confusione. Il relatore per la presentazione delle mozioni è previsto il secondo intervento del relatore. Allora posso fare... No, in questo caso no. Adesso non era previsto per un... Posso presentare il secondo emendamento? No, andiamo in votazione con questo, ecco. Prego. Se non ci sono interventi, metterei in votazione questo, è il primo emendamento. Quindi, prego, iniziamo la votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 16, astenuti 3. Favorevoli 4. Il Consiglio non approva. Quindi passerei subito al secondo emendamento presentato sempre dal gruppo Sesto nel Cuore e prego al consigliere Di Ferrante se lo vuole illustrare. Prego. Il secondo emendamento riguarda la frequenza obbligatoria, la frequenza scolastica obbligatoria. Questo è l'obbligo della frequenza scolastica dell'interessato. È uno dei problemi che secondo me anche questo dovrebbe essere evidenziato nel regolamento. E la proposta è: la cittadinanza onoraria di cui al comma 3 dell'articolo 2 è vincolata all'obbligo della frequenza scolastica. Perché questo? Perché la cittadinanza è un senso di appartenenza, vuol dire conoscere la storia di una città, di una nazione. Che appartenenza ha uno studente che non vuole frequentare la scuola? Quindi la cittadinanza ok dalla nascita, ma nel momento in cui uno rinuncia alla frequenza scolastica, questa cosa vuol dire che non gli interessa appartenere ad uno Stato. E quindi per me è un discorso che va di revoca. Revoca fino al diciottesimo anno, poi lo può richiedere e ritorna il discorso. Però ecco, ancorare anche un discorso di merito. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Sono aperti gli interventi, i consiglieri possono intervenire per 3 minuti, prego.
Quindi non ci sono richieste di interventi. Ah, mi scusi, il consigliere Romania l'ha chiesto la parola, ne ha facoltà, prego. 3 minuti anche adesso, vero? Grazie Presidente. Beh, la motivazione della collega Tita Ferrante mi sembra troppo debole. Ad un italiano che non va a scuola cosa facciamo? Gli togliamo la cittadinanza italiana? Grazie al consigliere Romania, l'ha chiesto la parola il consigliere Foggetta, ne ha facoltà, prego. Sì, allora, no, io rispondo con questa anche a quella di prima, perché sulla prima parte sono molto simili le risposte che avrei dato. Sul fatto che ribadire questa cosa del puramente simbolico, che non si permette di, cioè come affermazione, il fatto che questo sia un atto puramente simbolico non vuole sminuire il lavoro, e il lavoro fatto alle spalle di questo atto puramente simbolico è giustamente impegnato e impegnativo. Dopodiché su questa cosa, su questo secondo emendamento in particolare, la mia obiezione è un attimo su una frase detta. A me dispiace, ma molto spesso non sono i bambini a non voler andare a scuola, non sono, visto che qui si sta parlando di culture differenti, è anche una questione di bambini non mandati a scuola da genitori. Di conseguenza io non penso che questa colpa, tra virgolette, di un genitore possa ricadere su questo bambino, andando a discriminare ulteriormente questo bambino. Dopo faccio anche una domanda rispetto a questo emendamento. Che cos'è questo atto puramente simbolico e chi vogliamo, nell'ottica in cui dicevamo prima, andare a integrare, a cominciare un percorso di integrazione con chi? Con bambini svizzeri e svedesi che di sicuro andranno a scuola e di sicuro non hanno problemi, o con bambini che vengono da culture completamente differenti dalle nostre e che sono quelli che effettivamente potrebbero essere i bambini che non vengono mandati a scuola o che non vanno a scuola? Io rispetto a questo mi chiedo qual è il percorso che vogliamo aprire e perché seguire una, non dare in caso di mancata frequenza scolastica. Questo è. Grazie, ha chiesto la parola la consigliere Antonioli. Prego, ne ha facoltà. Non so perché si è acceso il mio invece non. Grazie signora Presidente. Allora, condividendo quanto detto anche dal collega Foggetta, non riesco veramente a capire, perché i dati dai dati non risulta che i ragazzi delle comunità straniere non vanno a scuola, anzi vanno a scuola e addirittura risulta che siano, diciamo, per quanto riguarda l'apprendimento, alcuni sono molto più portati, dal momento che hanno bisogno di avere un titolo di studio in Italia. Quindi non capisco come mai questa richiesta, anche qui la trovo abbastanza discriminante. Comunque, per quanto riguarda poi il regolamento, c'è scritto che il sindaco, se ci sono delle gravità, può sempre togliere la cittadinanza onoraria. Quindi non capisco per quale motivo questo punto proprio di anche frequenza scolastica, e la trovo, ripeto, una discriminante. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci. La parola alla consigliera Landucci, prego. Grazie. No, ma io volevo solo notare che quello che avevo detto prima, cioè siamo di fronte ad una posizione di principio di gente che, come me, per carità, no, al 90% non ha mai a che fare con questi problemi, no? Mentre l'unica, una delle poche persone che immagino abbia a che fare con questi problemi attraverso il centro di ascolto e che quindi evidenzia quelli che sono i problemi reali che incontra, trova davanti un muro. Ma la ragione è rivolta, l'ha espressa male la cosa. Cioè non è che è una posizione diversa perché noi siamo migliori, la vediamo. Noi pigliamo una posizione di principio che, se poi si scontra con la realtà, peggio per la realtà. Perché è chiaro, no, che non è... Quando io sento la consigliera Antonioli che i dati ci dicono, ma quali dati? Ma quali dati? Ma io, se uno parla con qualunque professore che vive la realtà dell'inserimento all'ultimo minuto, sono tutti con le mani nei capelli. Io conosco, sono molto amica di una professoressa che alla scuola media Forlanini è distaccata all'incontro, all'inserimento degli stranieri, e dice che ci sono gravi problemi, altro che non ci sono problemi. Perché fare questi discorsi così? Perché parlare sempre, perché, come dire,
per la volontà di un buonismo fine a se stesso. È chiaro, l'unica cosa reale che si può dire è quella che diceva forse Romaniello. Questo regolamento è del tutto, come dire, simbolico, quindi forse nella sua simbolicità è inutile inserire dei commi, dei distinguo che di fatto non servono a niente. Però allora forse si poteva evitare di fare il regolamento con 42 commi, fare, perché i commi li avete fatti voi, no? Bastava dire i bambini nati in Italia gli diamo stanza onoraria, appunto, non secondo qui le cose, ma cosa stiamo a dire? Cioè è una petizione di principio, sono 5 articoli, non è vero, sono 5 articoli per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 commi, perché il comma è il capoverso all'interno dell'articolo. Allora, non diciamo che sono qua 5, consigliere Rivolta, per 5 favore. Articoli e 14 commi, per fare una cosa del tutto simbolica. Però, ripeto, questa è la motivazione di Romaniello, è l'unica accettabile. Il resto, non parliamo di dati, quali dati? Se ci sono dei dati, vediamoli tutti. Non sono i dati privati, no? Perché altrimenti parliamo sull'acqua. Io credo che qui l'unica che abbia le uniche che abbiano forse dei dati reali sono da una parte Tita Ferrante e dall'altra probabilmente la Gioconda Pietra che lavora in una scuola. Fine, perché gli altri dei dati non ne hanno, perché non è quello che incontriamo la mattina per caso. E comunque io ho un unico dato a disposizione, io ho una cugina che fa l'assistente sociale a Firenze e mi ha detto in momenti diversi che non c'entravano con questo che non è vero, sono moltissime le donne che vengono a partorire in Italia, perché l'Italia è l'unica nazione che garantisce un'assistenza gratuita per tutta la gravidanza e fino all'anno del bambino. E quindi questo non è, questo lei è una che lavora sul campo, è esattamente così. Ma io sono d'accordo, l'assistenza onoraria la darei anche a quelli, perché l'assistenza onoraria dobbiamo darla a tutti. Perché altrimenti non ha senso la cittadinanza onoraria. La diamo a deve tutti concludere, e grazie. Accettiamo grazie, consigliere qualunque Lucia. Presenza. Va benissimo. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Pietro. Prego. Grazie Presidente. Ma sì, bisognerebbe chiarire un po' di cose. Intanto in questo caso non stiamo parlando di bambini provenienti da altri paesi che arrivano all'improvviso, come succede a scuola, e che ovviamente grazie anche ai grandissimi tagli che continuiamo ad avere creano una certa difficoltà perché non parlano la lingua e c'è tutto un lavoro da fare, un lavoro comunque che vede quantomeno la scuola pubblica attrezzata e con una certa esperienza e con una certa fatica ovviamente, tant'è vero che ci sono figure come citava la collega Landucci, della sua amica che io conosco bene, della Forlanini, che fanno le facilitatrici linguistiche, si prendono cura con i consigli di classe dell'inserimento di questi ragazzi. Qui stiamo parlando di bambini nati in Italia, i più, i 3.000 che andremo a cui andremo a dare questa cittadinanza onoraria sono in Italia da tempo, sono italiani, interrogati ti dicono tu di dove sei, a me capita, a volte entro nelle classi, faccio una supplenza e dico vedo qualcuno che capisco, allora per curiosità tu di dove sei? Prof, io sono italiano, la prima risposta che danno. Allora per paura di offendere poi giri, ma i tuoi eccetera, allora perché hanno questo sentimento forte. Dopodiché io dico se questo provvedimento è simbolico e politico, come diceva giustamente Rivolta ed altre persone, questo provvedimento deve aprire una strada, non è per fare del buonismo, io la sento così, io sto allargando le braccia verso dei bambini e dico vi siete nostri, siete della città di Sesto, no scusa tu un attimo, sei stato concepito mi sa non in Italia, perché tua mamma è solo qua da qua, no tu scusa però hai abbandonato la scuola, stai cercando di recuperarti perché la scuola, chi si iscrive e poi abbandona la scuola, italiano o straniero,
cerca di recuperarlo, c'è anche i mezzi di legge per farlo, attraverso il comune, attraverso addirittura i carabinieri, attraverso l'assistenza sociale, attraverso noi che andiamo a cercare, perché siamo anche noi per non uno di meno, ma non uno di meno neanche nella dignità di essere cittadino se stesso. Grazie. Grazie alla consigliera Pietro. Allora direi, non ci sono più interventi, direi di metterlo in votazione. No, no, non è previsto, solo... Sull'emendamento. No, sull'emendamento non è previsto, solo sulla sulle mozioni. Quindi dichiaro, votiamo per il secondo emendamento. Prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 18, astenuti 2, favorevoli 3. Il Consiglio non approva. Prima di passare alla dichiarazione di voto sulla proposta di delibera nella stesura definitiva, darei la parola, che ha chiesto la parola, l'assessore Iannizzi. Prego, a termine della discussione. Grazie. Dunque, la discussione insomma, è stata anche, devo dire, molto, molto ricca ed interessante, per cui vi ringrazio comunque per tutti, per quelli che sono stati tutti gli approfondimenti e gli spunti che ci avete dato. Io mi preme, come dire un paio di cose. Innanzitutto rispondere a una serie di richieste che poi sono venute dall'aula in relazione ad alcune specifiche che sono relative poi al regolamento. In particolare alle tre domande che sono state fatte dalla consigliera Tetta Ferrante, relative a tre elementi. La prima era la questione del Ministero dell'Interno, no? Se c'era bisogno del Ministero dell'Interno per poter dare una cittadinanza onoraria, ecco, non c'è bisogno, nel senso che comunque questo è un atto che decide la singola amministrazione comunale e attraverso, appunto, come stiamo facendo oggi, una delibera che poi viene votata dal Consiglio Comunale, va avanti in questi termini. L'altra domanda che era stata posta era, si voleva un po' capire il come mai era stata scelta la maggioranza assoluta, mentre in altri regolamenti insomma vi eravate informati. Allora, in realtà ci sono regolamenti e regolamenti, io ne ho visti diversi insieme agli uffici in questi mesi e ci sono regolamenti che magari hanno maggioranze diverse, che prevedono i due terzi piuttosto che i tre quarti addirittura. Ci sono anche regolamenti invece che non prevedono la maggioranza assoluta, ma che prevedono la maggioranza semplice, che quindi è ancora meno. Noi ci siamo un po' orientati su questa scelta perché in realtà di solito tutte le delibere vengono votate a maggioranza semplice, quindi il fatto di aver messo la maggioranza assoluta in realtà per noi è stato, come dire, un rinforzo ulteriore, no? Quindi il dire che questo comunque era un gesto assolutamente importante, no? Nel momento in cui si decide a chi dare la cittadinanza onoraria nella nostra città, e quindi abbiamo voluto, come dire, dare un segnale di maggior partecipazione, quindi non siamo andati indietro, potevamo utilizzare quella, abbiamo utilizzato quella che era, come dire, più ancora rendeva partecipe poi tutto il Consiglio. L'altra domanda, se non ricordo male, era rispetto ai proponenti, giusto? Allora, innanzitutto, i proponenti che abbiamo scritto nel regolamento, allora, possono essere chiaramente il sindaco, gli assessori o assessore, i consiglieri o le consigliere, le consulte, gli enti, le associazioni e le istituzioni. Cioè, di fatto, chi può chiedere di presentare domanda per la cittadinanza onoraria a un soggetto sono praticamente tutti. Perché? Perché anche un singolo cittadino che vuole proporre un nome al Consiglio Comunale può farlo attraverso di voi, per esempio attraverso una di voi, attraverso tutte le associazioni o le consulte a cui può chiedere di farsi tramite, in qualche modo di farsi portatore insomma di questa esigenza, e poi attraverso il consigliere o le consulte insomma o gli enti, poi arriva
alla discussione in consiglio. Quindi non c'è, come dire, non c'è nessuna preclusione di fatto, perché basta, come dire, utilizzare un canale che è poi quello, come dire, che è stato definito dal regolamento. Dopodiché chiunque di fatto può proporre, come dire, un nome, poi chiaramente sarà il consiglio, come dire, a decidere. Mi sembrava che fossero queste tre, giusto? Le risposte. Prima di lasciare la parola e poi a voi il voto, volevo un po' ricordare la storia, insomma, di questa delibera, no? Noi, come molti hanno anche detto, come la consigliera Antonioli anche inizialmente ha specificato nella sua relazione anche molto bene, partiamo da che cosa? Dall'adesione che avevamo condiviso anche in Consiglio Comunale proprio alla campagna dell'UNICEF, no? Che era la campagna Io come tu. Proprio un'adesione che è stata un'adesione molto forte da parte dell'amministrazione, che in realtà non ha fatto soltanto, no, questa finale a cui arriviamo di azione, ma ce ne sono state tante altre. Sicuramente, per esempio, il celebrare il 20 novembre, che era la giornata, insomma, in cui si celebra poi la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è stato uno dei momenti significativi. E questo lo ricordo perché ci sono degli articoli all'interno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza particolarmente significativi rispetto a questo tema, no? Perché, per esempio, l'articolo 9 dice che la Convenzione sancisce il diritto di ciascun minorenne a essere registrato immediatamente alla nascita, ad avere un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da esso. Quindi già qui si parla di cittadinanza all'interno di una convenzione che l'Italia ha ratificato. Quindi, come dire, non stiamo andando da un'altra parte, stiamo andando verso una direzione che in realtà era già stata in qualche modo definita. Quindi quello che noi delibereremo, insomma, se il Consiglio delibererà oggi, è un atto simbolico, molti di voi lo hanno detto, è vero, un atto simbolico che ci consente di provare anche a ragionare su questa differenza tra lo ius sanguinis e lo ius soli. Noi sappiamo che in Italia purtroppo vige lo ius sanguinis, e al di là poi di quali nazioni abbiano lo ius soli o lo ius sanguinis, credo che come italiani e come italiane noi dobbiamo ragionare su questo, perché il rischio è quello di escludere molte persone dalla possibilità di diventare dei soggetti titolari di diritti e anche di doveri, no? Perché poi nel momento in cui si acquisisce una cittadinanza si acquisiscono diritti ma anche doveri. Quindi non è tanto, come qualcuno poi ha anche citato, una questione filantropica, una questione di attenzione, cura, semplicemente. Io credo che sia una questione di democrazia. Quindi questo è quello che verso il quale credo che con questa delibera stiamo andando. Altre cose poi sono state dette. La consigliera Franciosi ha parlato delle differenze come fonte di arricchimento. Io credo che questo sia assolutamente condivisibile, per cui la differenza come fonte di arricchimento è quella che poi in qualche modo deve portarci anche a ragionare su questi temi. Ne hanno parlato bene il consigliere Rivolta quando parlava dei propri figli. Potrei citare i miei nipoti che vanno a scuola con bambini e bambine di altre nazionalità e che quando tornano a casa mi raccontano ricette, mi raccontano storie, mi raccontano favole, quindi assolutamente sì, condivido. Le diverse origini poi rappresentano una forma di ricchezza, e su questo credo che l'amministrazione stia lavorando e continuerà a farlo. Quindi non saranno solo parole, e non lo sono state fino adesso, ma andremo avanti in questa direzione, con questi obiettivi che voi avete anche espresso molto, molto, molto bene. Grazie all'assessore Iannizzi. Quindi a questo punto procediamo con la dichiarazione di voto sulla proposta di delibera nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato. Gruppo Giovani Sestesi, consigliere Aioso, prego. Grazie Presidente, favorevoli. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, noi siamo favorevoli. Visto che abbiamo parlato anche molto di figli, due secondi, io
Ho dei figli grandi, spero molto che magari i miei futuri nipoti vadano a scuola con molti bambini non italiani, io non li chiamo stranieri o migranti, ma li chiamo non italiani, e che da questi ne siano fortemente contagiati, perché effettivamente è un arricchimento tutto questo. Io couscous non sapevo cos'era, adesso so cos'è e lo mangio spesso, quindi grazie a chi viene e porta qualcosa dalla propria terra presso di noi. Io insisto col dire che secondo me questa invece è una delibera fortemente politica, e spiego perché: è un atto simbolico di una delibera fortemente politica a cui noi daremo il nostro voto favorevole. Il nostro comune, la nostra amministrazione ha portato in aula una delibera da votare o da non votare. Altri comuni di altra matrice, di altra tendenza politica non lo fanno, quindi è sicuramente una delibera politica. Io sono grato che sia stato portato in quest'aula e che sia stato portato qui da questa amministrazione. Grazie. Grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci. Prego. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Il nostro voto sarà favorevole. Siamo però convinti sempre di più, dopo il dibattito che c'è stato per questa delibera, che forse coinvolgere direttamente con il famoso referendum propositivo la cittadinanza ci avrebbe dato dei numeri in più sui quali ragionare. Grazie. Grazie. L'Italia dei Valori, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Sì, ecco, anch'io volevo dire due parole perché prima non sono intervenuto, però effettivamente il dibattito poi ha stimolato delle riflessioni che anche in sede privata abbiamo fatto con il nostro gruppo. Effettivamente questa cosa coinvolge anche un attimino dal punto di vista emozionale, perché spesso ci dimentichiamo che queste persone, quando arrivano da altri paesi, arrivano da situazioni veramente difficili. Io personalmente vorrei effettivamente che se dovessi andare in un altro paese, perché nel mio paese non ci posso stare o perché mi cacciano nel mio paese, vorrei che qualcuno anche simbolicamente mi tendesse una mano, e il gesto simbolico fatto con questa delibera secondo me è importantissimo. Oltremodo ha un significato fortemente politico, proprio perché noi sappiamo che in altre amministrazioni, da altre parti, qualcuno ha fatto del contrasto sociale, del contrasto tra i popoli, dalle differenze che sono innegabili, perché quando si viene da paesi molto lontani e ci si incontra, queste differenze a volte è normale che portino al contrasto, e si deve cercare sicuramente di venirsi incontro e di operare in modo che il contrasto diventi arricchimento, come è stato già detto. In altre amministrazioni, in altri posti, questa cosa, abbiamo visto degli obbrobri, abbiamo visto la politica sostituire nelle scuole magari i simboli della Repubblica con altri segni. Io penso che politicamente questo sia un gesto molto forte, e siamo contenti che questa amministrazione abbia messo subito un punto fermo su quello che era un punto del programma e su quello che è l'indirizzo che io spero voglia sempre di più portare ad arricchire la città di Sesto San Giovanni nei temi che riguardano l'immigrazione. Per questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Consigliera Tita Ferrandis, prego. Sì, dunque noi siamo favorevoli, come ho detto sin dall'inizio. Rimangono le perplessità adesso per rispondere al collega che ha appena finito di parlare. Io ho le mie figlie che stanno studiando all'estero e sperano di trovare là lavoro, perché qua non lo trovano. E quindi il discorso dell'accoglienza è un discorso molto importante. Ma quello che ponevo io come problema è un altro, è quello di dire: facciamo che un'enunciazione di principio abbia una concretezza. E questo è quello che i cittadini cercano, e anche i nostri se stessi cercano questo. Concretezza, basta sempre solo grande enunciazione di principi. Comunque il nostro voto è favorevole. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Grazie Presidente, ma ho molto ascoltato questa sera. Dovendomi poi limitare l'intervento sulla dichiarazione di voto, devo registrare che, come ha poi riconosciuto il consigliere Nossa, è una delibera strettamente politica, come l'ha detto anche chiaramente rivolto. Potrei limitarmi semplicemente a dire che esiste un quadro nazionale dove c'è una norma chiara: finché il Parlamento non interverrà, quello è il dato di fatto, punto e basta. Ciò non toglie che appunto esiste un problema di sensibilizzazione. È vero che
stasera il Movimento 5 Stelle le ha votato, però mi farebbe piacere ricordare che solo un anno fa Grillo disse ben altro sullo Ius Soli. Quindi se questi sono i presupposti di partenza che lei auspicava in Parlamento, pur avendo una maggioranza di rappresentanti che sono nell'ambito di una cultura di centrosinistra, la vedo difficile coniugare le due cose compiutamente. Debbo anche ricordare che al di là delle disquisizioni che sono state fatte, è un titolo puramente onorifico che viene dato appunto di un riconoscimento di accoglienza, ma che non cambia nulla da un punto di vista sostanziale. Così come devo ricordare l'imprecisione della consigliera Preta che anche in Austria esiste lo Ius Sanguinis. Lo Ius Solis esiste solo in Francia e in Germania col sistema misto prevalente Ius Sanguinis con anziché 10 anni, 8 anni. Noi ne abbiamo 10, loro hanno 8 anni per il riconoscimento. Le do l'ultima notizia per quanto riguarda il sistema dove per eccellenza vige lo Ius Solis, che è il sistema americano, a 18 anni impone la scelta. Quindi o si è cittadini americani o si rinuncia a cittadinanza americana. Funziona così, non si può avere il doppio passaporto. Funziona all'incontrario, nel senso che se sono cittadino italiano e scelgo di essere cittadino americano, da quel punto di vista l'Italia mi riconosce comunque di essere ancora cittadino italiano. È una cosa un po' diversa, non c'è la doppia corrispondenza, nel senso che lo Stato americano non riconosce più l'altro Stato, viceversa noi continuiamo a riconoscere il nostro cittadino e la cittadinanza americana. Quindi come lei vede, poi gli ha detto chiaramente poi i casi pratici, l'ha detto la consigliera Landucci, si creano una serie di problemi. Questa è la riflessione vera che eventualmente il legislatore, quindi il Parlamento dovrà affrontare, perché poi noi vabbè stasera abbiamo voluto discutere, perché in realtà poi ormai siamo stati depauperati di quasi tutte le funzioni dell'ambito comunale, quindi almeno qualcosa bisogna discutere anche. Però ovviamente abbiamo affrontato un tema che non è e non ci appartiene da un punto di vista come aula consiliare. È una linea, un auspicio, una linea di indirizzo, ma ovviamente sono altre le sedi istituzionali che devono affrontare e decidere queste questioni. Se ci sarà una maggioranza che propenderà nazionale per lo Ius Soli, io personalmente, se ci sarà, non potrò che accettarla, perché d'altronde questo è il mio paese e fino a prova contraria siamo in democrazia. Il mio personale convincimento rimane quello dello Ius Sanguinis e credo che anche di molti elettori nell'ambito del centrodestra rimanga come figura principale il riferimento allo Ius Sanguinis, per le ragioni proprio storiche e culturali che appartengono a questa nazione che ha la professoressa, da questo punto di vista, come professoressa Franca Landucci ci ha ricordato. Poi, non voglio essere tacciato qui di negazionismo o altre cose, e quindi da un punto di vista tecnico, essendo una delibera che incide praticamente zero da un punto di vista amministrativo e contabile, ma è solo una linea di indirizzo, esprimo un voto di astensione. Grazie a consigliere La Miranda. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie. Noi siamo favorevoli. Il voto odierno rappresenta un grande salto in avanti nell'acquisizione di una società di diritti uguali per tutti e ci impegna al pieno riconoscimento delle esigenze dei nostri nuovi cittadini. Grazie. Grazie. Quindi dichiaro aperto la votazione. Prego. Chiusa votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 1, astenuti 1, favorevoli 21. Il Consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, iniziamo la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Un attimo. Stanno chiedendo se sospende una chiamata di voto, poi dare la parola a Pavanti. Come? Votazione sospesa, poi dare la parola. Sì, la votazione sospesa, che diamo la parola al consigliere Pavanti. Mandiamo avanti la schermata dopo il voto. Non ce l'hanno. Niente, volevo dire che l'intenzione di voto era favorevole e ho schiacciato il tasto sbagliato. Ho schiacciato il tasto contrario.
quindi mettiamo a verbale che il voto del consigliere Pavan era favorevole. Quindi procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti 1, favorevoli 22. Il Consiglio approva. Prima di passare al secondo punto iscritto all'ordine del giorno, do la parola al Sindaco. Prego. Grazie Presidente. E grazie a tutti i consiglieri che sono intervenuti questa sera, un ringraziamento di cuore per l'importante voto che è stato dato, perché per me questo qui è un voto importantissimo, simbolicamente, politicamente, lo è da tutti e due i punti di vista. Vorrei però ricordare che quello che abbiamo votato questa sera è il regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria, cioè il regolamento che può decidere sulla base di quali criteri dare la cittadinanza onoraria a quei cittadini che si sono distinti nell'ambito delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace e quant'altro c'è nel regolamento e che quindi hanno dato qualcosa alla comunità. Il passaggio politico forte di voler dare la cittadinanza onoraria ai bambini e alle bambine nati in Italia da genitori stranieri non è semplicemente simbolicamente un atto, è simbolicamente e politicamente un atto forte, perché stiamo dando loro la cittadinanza onoraria della città di Sesto San Giovanni. Ecco, io questo vorrei che fosse ben chiaro a tutti, non è che porta con sé ovviamente qualcosa di concreto, ma qualcosa, se volete, anche di più. Il riconoscimento che quest'aula consigliare dà a questi bambini e a queste bambine nel percorso, come dire, nella costruzione di un percorso, perché come avevo già detto la volta scorsa rispondendo mi pare all'interrogazione della consigliera Titta Ferrante, noi dobbiamo colmare un vuoto che è di 18 anni, cioè di quei ragazzi, di quelle ragazze che nascono qui e che per 18 anni sono sospesi, sono una sorta di limbo e che poi hanno un anno di tempo per poter decidere, a quel punto sì, decidono in piena autonomia, se vogliono diventare cittadini italiani oppure se vogliono rimanere, come dire, non essere cittadini italiani. A noi compete questo questa sera, cioè colmare questo vuoto, non lasciarli nel limbo, non lasciarli anche da soli, perché se lasciandoli da soli e facendoli sentire vicini a noi, è ovvio che si acquisisce anche da parte loro una maggiore e più forte consapevolezza di che cosa voglia dire essere cittadini se stessi e essere cittadini italiani. Fosse così facile, mi viene da dire, però, un voto come quello di questa sera, credo che non saremmo qui a parlarne, perché probabilmente in Parlamento sarebbe già passata la legge sulla cittadinanza italiana per i bambini e le bambine nate in Italia. Forse non è così semplice, forse non lo è neanche per gli altri comuni. E vorrei dire una cosa, cerchiamo in quest'Aula di non sminuire mai il voto che ciascuno di noi dà. Per me il mio voto è importante, fondamentale, ed esco per la città a dire che ho scelto di fare questa cosa in piena consapevolezza e dando tutta la forza possibile alla decisione che ho preso. Non lo lascio cadere così, è un voto che, come dire, del quale siamo stati delegati da parte dei cittadini, quindi non è che possiamo semplicemente parlarne come di un qualcosa che sì, simbolicamente è importante, però tanto non serve. Come no? Io domani sono in giro per strada a spiegare perché serve. Io sono stata la settimana scorsa in un liceo milanese a parlare di Sesto e mi ha invitato un ragazzino di Sesto, di origine cinese, che alla fine ha concluso il suo discorso dicendo: io sono contento di essere cittadino sestese. Io gli ho detto: io sono contento che tu possa essere cittadino sestese, io auspico che tu un domani possa essere cittadino italiano. E io in quel frangente, in questo liceo milanese, ho spiegato che cosa il Consiglio Comunale della mia città avrebbe discusso questa sera. Non sono arrivata alla fine, è partito un applauso spontaneo da parte di una sessantina di ragazzi milanesi, perché non ero stata invitata a Milano, è partito un applauso spontaneo che era un applauso del sentimento, era un applauso del dire si sta parlando del mio vicino di banco, di quello che in questo momento è seduto in palestra sul pavimento freddo insieme a me e che è di origine cinese. Ecco, io credo che l'orgoglio di dire abbiamo fatto un passaggio importante, non sminuiamo il nostro voto, tutto il nostro voto debba essere fondamentale, perché il messaggio che deve essere, sì, questa città ci tiene a voi, però contemporaneamente ovviamente questo messaggio viene dato affinché anche voi, bambini e bambine straniere, siate vicini e quindi siate partecipi della nostra città. Grazie.
Grazie al Sindaco e quindi andiamo avanti con il secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione, regolamento e controllo interno. La parola al relatore di commissione, consigliere Romaniello. Prego. Grazie Presidente. Prima di iniziare a dare seguito alla relazione, mi sia consentito di ringraziare personalmente, ma penso di interpretare poi quello che è il sentimento comune di tutti quelli che hanno partecipato alla commissione, la dottoressa Di Girolamo, che ha avuto l'accortezza di spiegarci un attimino molto bene i contenuti di questa delibera, con una grande capacità espositiva, alleggerita poi di quei riferimenti normativi che avrebbero potuto tediare la discussione, lasciando poi intendere meno quelli che erano i contenuti. Allora, il decreto legge del 10 ottobre 2012 numero 174, convertito con modificazione, faccio giusto questa piccola premessa per inquadrare i riferimenti normativi, ma poi dopo entrerò nei piccoli dettagli che sono stati poi anche oggetto di discussione all'interno della commissione stessa. Con modificazione della legge del 7 dicembre 2012 numero 213, modifica di fatto l'articolo 147 del testo unico degli enti locali, imponendo la disciplina dei controlli interni che vengono declinati, li leggo: controlli di regolarità amministrativa, controllo contabile, in questo caso sia preventivi che successivi, controllo sugli equilibri finanziari, controllo di gestione, controllo strategico, controllo su organismi gestionali esterni al comune, le partecipate per intenderci, controllo della qualità dei servizi. Quindi questi qui sono il panorama, il perimetro dei controlli che la legge impone che siano disciplinati attraverso anche un'emanazione di un regolamento. Di questi controlli sostanzialmente molti di questi erano già in uso presso la nostra amministrazione comunale. Le novità quali sono sostanzialmente? Le novità sono gli ultimi tre, che di fatto dovevano essere introdotti nel 2014, ma che noi in qualche maniera, attraverso questo regolamento anticipiamo, che sono il controllo strategico, il controllo sugli organismi gestionali esterni al comune e il controllo della qualità dei servizi. Altro elemento nuovo sono i controlli successivi per quello che riguarda la regolarità amministrativa e il controllo contabile. Due parole sull'organizzazione del sistema dei controlli. Vediamo chi sono gli attori che entrano in gioco in questa disciplina. Gli attori sono principalmente il segretario generale, i dirigenti, i responsabili di servizio, il servizio di controllo e gestione. Una cosa importante è che le funzioni di coordinamento di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal segretario generale, che ne ha piena responsabilità, attraverso anche professionalità intersettoriali organizzate secondo le modalità ritenute più opportune. Un altro elemento, che era già previsto nella norma, che comunque è stato introdotto nel regolamento, è che il segretario generale predispone report semestrali sull'adeguatezza e funzionalità del sistema complessivo dei controlli interni, che il sindaco deve inoltrare alla sezione regionale dei Corti dei Conti e al Presidente del Consiglio Comunale. Quindi saranno disponibili questi report anche per ciascuno dei consiglieri comunali che voglia farne richiesta. Ora è chiaro che tutto il sistema di controlli è importante, perché comunque è importante se a priori c'è un lavoro su quelli che sono i processi che interessano i vari servizi del comune. Quindi i controlli sono tanto più efficaci quanto più vi è una mappatura dei processi, delle attività che sono oggetto dei controlli stessi. E utilizzare anche degli applicativi informatici che comportino, quello di incastrare i processi una volta mappati all'interno di questo applicativo, consente sia agli operatori di lavorare in maniera guidata e monitorata, sia ai controllori di esercitare meglio la propria attività. Arrivare ad una mappatura dei processi è un lavoro complesso, lungo,
prevede anche un cambio di mentalità, insomma, da parte di chi poi è abituato a lavorare in maniera destrutturata. Ora, io non conosco bene la situazione degli uffici dell'amministrazione comunale, però mi rendo conto che anche e soprattutto in situazioni private, soprattutto in grandi strutture, non sempre si ha l'attenzione su questo argomento, insomma, sul fatto di capire bene quali sono i processi che coinvolgono le nostre attività. E quindi ci auspichiamo sostanzialmente che da qui ai prossimi anni, quindi in una visione di medio-lungo periodo, si arrivi a costruire questa mappatura in modo che possa essere diciamo così, incastrata sostanzialmente dentro i sistemi informatici e possa consentire poi a chi si debba adoperare per fare i controlli una maggiore capacità organizzativa dei controlli stessi. Altri elementi che sono emersi durante la discussione, ecco, apro una parentesi, il regolamento che andiamo ad approvare è un punto di partenza, quindi non è la situazione definitiva, è un percorso che dobbiamo costruire e lo si costruisce anche attraverso la collaborazione dei consiglieri comunali che, ad esempio, e cito un esempio molto calzante, quelli che partecipano alla commissione speciale, uno degli obiettivi della commissione speciale deve essere proprio questo, quello di dare, diciamo così, degli spunti in modo che questo regolamento sia arricchito da quelle che sono le anomalie che andremo poi a riscontrare nelle analisi degli atti che sono stati coinvolti in situazioni non particolarmente ci siamo capiti. Chiusa questa parentesi, il controllo successivo di regolarità amministrativa, che è uno degli elementi nuovi introdotti, è esercitato sotto la direzione del segretario generale su un campione di atti amministrativi. Quindi di fatto all'inizio di ogni anno bisognerà individuare attraverso una procedura che poi successivamente il segretario generale declinerà attraverso appunto delle linee operative, quelli che potrebbero essere gli atti oggetto di controllo. E il controllo sarà svolto con cadenza trimestrale. Ora non voglio entrare nel dettaglio di questo regolamento che appunto va poi a declinare tutte le tipologie di controllo che vi ho citato. Quello che appunto mi preme sottolineare, che e ritorno sull'argomento dei processi, i controlli sono efficaci nel momento in cui è noto il processo oggetto del controllo stesso. Grazie al consigliere Romaniello. Quindi sono aperti gli interventi. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi, ne ha facoltà. Prego. Sì, grazie Presidente. Io in realtà non volevo fare una dichiarazione politica, però volevo sottolineare delle cose anche che ha detto Romaniello. Qua si va incontro verso una gestione molto aziendalista, cioè con dei processi, con dei controlli di gestione molto accurati, quindi tutto ciò porterà, oltre a una questione di trasparenza maggiore, anche un appeal informatico diverso, una digitalizzazione diversa anche degli atti, delle cose, cioè quindi si va verso dei processi che non sono più di burocrazia tecnica comunale, di carte, di cose, si va verso anche un futuro diverso di un comune, di un'amministrazione così. Quindi io
cioè durante la commissione vedevo un po' il segretario generale che diceva che era una cosa molto impegnativa, anche questione di tempistica e quant'altro. Io dico comunque è un passo in avanti, quindi io sono, cioè, a lei faccio l'in bocca al lupo perché sarà molto, molto pesante, però è da sottolineare comunque che, perché comunque anche Romagnello, cioè chi lavora in azienda sa che anche un controllo di gestione si fa con delle query, si fa con Excel, si fa con dei modi molto, molto efficaci, quindi io comunque sono favorevole perché ci porterà un futuro verso la digitalizzazione. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Se non ci sono più interventi, passerei alla dichiarazione di voto per questa delibera. Lasciamo la facoltà ancora 30 secondi per intervenire. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Gruppo Giovani Sestesi, la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, siamo favorevoli. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Noi siamo favorevoli, grazie. Gruppo Misto, la consigliera Landucci. Una dichiarazione di voto, consigliere. Favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Questa delibera incontra uno dei punti cardine del nostro programma elettorale, la trasparenza nella pubblica amministrazione. Portare trasparenza e soprattutto tracciabilità all'interno della gestione degli atti pubblici non può che trovarci favorevolmente coinvolti. Il controllo che porta ad una maggiore attenzione nella stesura degli atti stessi è un processo fondamentale che riteniamo importantissimo. Speriamo che con questa delibera si voglia dare un messaggio forte in relazione alla ricerca della trasparenza. Rendere ufficiali i controlli sugli atti pubblici è un passo avanti nella ricerca da parte dell'amministrazione di chiarezza. L'unico dubbio che ci rimane, ma è un dubbio piccolo, non è, cioè nel senso è un dubbio importante, però penso che sia facilmente risolvibile, riguarda il controllore, cioè colui o colei che si incaricherà di fare i controlli interni. A noi risulta difficile, benché non mettiamo in alcun dubbio la buona fede di chi opererà i controlli, credere che il controllore possa far parte dell'ente stesso che poi viene controllato. Ci domandiamo se forse non sarebbe meglio identificare un ente terzo indipendente in grado di effettuare questo tipo di controllo, come più o meno avviene nella maggior parte degli enti. A me viene in mente, perché è una cosa che mi riguarda personalmente nel mio lavoro, chi controlla l'attività nella ricerca sperimentale non è altro che AIFA, che è un ente terzo e quindi indipendente rispetto all'attività di ricerca stessa. Ci rendiamo conto che forse questo aspetto non è proprio direttamente oggetto di decisione da parte del nostro comune, bensì forse in capo al legislatore stesso. Quindi potrebbe essere o un oggetto di critica, o forse mettiamola un po' così come un suggerimento, quello che la nostra amministrazione o chi si farà portavoce eventualmente possa portare di fronte al legislatore questo aspetto, quindi chiarire nel modo più definitivo possibile chi e come deve occuparsi del controllo diretto degli atti. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, favorevoli. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, con la Miranda. Favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevoli, grazie. Grazie.
questo punto dichiaro aperta la votazione. Chiudo votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva all'unanimità. Per questa delibera facciamo la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva all'unanimità. Questi sono i verbali, adesso qui. Passiamo al terzo punto, con l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari dei giorni 4 e 18 dicembre 2012, ore 20 e 30. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22, 1 disperso. Il Consiglio approva. Quindi sono, visto l'orario 23 e 12, io direi di iniziare a trattare qualche mozione all'ordine del giorno. Come? Sono le 11. A meno che i signori capigruppi non decidano di chiudere il Consiglio. Mi risulta dall'elenco che la prima mozione è stata presentata dal consigliere Di Stefano, che è assente, riguardante al commercio di vicinato. Quindi passerei alla mozione numero 2, presentata dalla consigliera Franciosi, relativa alla risoluzione per l'adesione alla campagna per una convenzione per l'abolizione delle armi nucleari. La parola alla consigliera Franciosi per illustrare. Grazie. Grazie Presidente, questa è una mozione abbastanza semplice, è una richiesta da parte nostra di aderire ad una campagna culturale che porti sul territorio l'impegno da parte dell'amministrazione di dichiarare apertamente il proprio diniego all'utilizzo delle armi nucleari. Senza Atomica è il nome appunto di una campagna di sensibilizzazione diretta alle persone comuni affinché prendano consapevolezza della minaccia nucleare, rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sulle armi nucleari e rivendichino il diritto ad un mondo libero da armi nucleari. A seguito del risultato del referendum sull'energia nucleare, che ha sancito una volta di più la contrarietà da parte degli italiani all'utilizzo dell'energia nucleare, sarebbe molto importante a questo punto, per quanto ci riguarda, prendere una posizione netta anche nei confronti delle armi nucleari. Per questo chiediamo al sindaco e a tutta la sua giunta che si uniscano alle voci di altri comuni italiani che hanno preso parte, che prendono parte a questo tipo di campagna e che si impegnino a sensibilizzare il Presidente della Repubblica, il Governo e il Ministero della Difesa nella realizzazione di iniziative che vadano nella direzione della messa al bando delle armi nucleari. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Su questa mozione dichiaro aperto il dibattito.
Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Ne ha facoltà. Sì, grazie. Brevemente. Sì, io sono d'accordo. Farei fatica anche a capire chi non fosse d'accordo con una delibera di questo tipo, nel senso che mi sembra umanamente, se mi è concesso, portare avanti questi, come dire, questi oggetti, quindi queste delibere, in questo caso questa mozione che il consigliere del 5 Stelle ha presentato, è molto corretto. Non trovo corretto che venga presentato perché vuol dire che a monte sussiste questo problema. Quindi la contrarietà, non la contrarietà nel voto, la contrarietà nel parlarne, perché nel 2013 stiamo parlando di queste cose, con quello che è successo nel 1945, con quello che è successo prima, con la rincorsa e che vado al paradosso, vado, e con problemi di fame nel mondo. Sono andato proprio al paradosso per cercare di capire l'assurdità di queste cose. Potrei andare oltre cercando di capire perché compriamo gli F-35 che trasportano ordigni atomici, mentre in realtà siamo un paese che non deve assolutamente sentir parlare di guerra e tutto quanto il resto. Quindi sicuramente è un ampio dibattito che ci può stare dentro questa mozione presentata. Chiaro che non è forse il luogo per un ampio dibattito che porterebbe delle ore, per non dire dei giorni, a parlare di queste cose. Io direi anche abolizione delle armi nucleari, delle armi chimiche, delle armi a polvere da sparo. Terrei forse le fionde e, se permettete, le cerbottane, purché non abbiano gli spilli alla fine, perché fanno molto male. Comunque sì, io già da adesso dico, sono d'accordo, ben vengano queste cose, l'assurdità è che le dobbiamo presentare anziché parlare di altre cose. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Antonioli. Ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Poche parole per esprimere il nostro parere favorevole all'abolizione delle armi nucleari. In questo mondo pieno di guerre locali, auspico che le varie divergenze politiche, economiche e religiose vengano portate avanti con le trattative e i confronti. Trovo terribile pensare ad una guerra nucleare. Personalmente mi dichiaro contraria anche al nucleare per scopi civili. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola il consigliere De Nore. Grazie Presidente. Prego. Sì, ecco, anche noi sicuramente siamo favorevoli all'abolizione delle armi nucleari e mi unisco poi all'appello della consigliera Antonioli, anche perché Italia dei Valori ha raccolto un numero di firme per istituire il referendum contro l'energia nucleare, quindi siamo anche contro il nucleare civile. Mi auguro però che mozioni come questa, che sicuramente possono sensibilizzare i cittadini e possono sensibilizzare anche fuori dal comune di Sesto San Giovanni, i cittadini fuori dal comune di Sesto San Giovanni, possono essere portate all'attenzione magari soprattutto adesso del Movimento 5 Stelle, che ha una rappresentanza parlamentare, ai loro rappresentanti in Parlamento, perché questa cosa diventi qualcosa che va al di là di quello che è l'ambito comunale delle amministrazioni. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Chiese la parola alla consigliere Landucci. Prego. Cioè, facile. Ma io credo che ci sarà anche in Parlamento, va bene. In realtà sono i paesi che non hanno le armi nucleari che sono favorevoli all'abolizione delle armi nucleari. Il problema è che sono invece i paesi che hanno le armi nucleari che non lo sono. Forse converrebbe sensibilizzare Barack Obama, oppure quello dell'India, perché anche l'India ce l'ha, o la Francia o l'Inghilterra. Cioè, il problema non è questo, noi le armi nucleari non ce le abbiamo, non le abbiamo mai costruite, noi le armi nucleari che ci sono degli americani che stanno lì e basta. Ma quindi è chiaro che noi facciamo, come dire, un sacrificio con poca spesa, perché non ci spetta a noi decidere. Noi abbiamo già aderito da tempo ai trattati che ci impediscono la proliferazione delle armi nucleari, quindi in Italia c'è già la proibizione di avere le armi nucleari, non possiamo farle. I paesi che adesso stanno cominciando a lavorare per avere le armi nucleari sono fuori legge, come la Corea, come l'Iran. Quindi da questo punto di vista c'è già, il problema è che quelli che le armi nucleari ce le hanno
non aderiscono invece all'idea di privarsene. Quindi l'Italia da questo punto di vista direi che ha già deciso, ha già firmato e non è assolutamente, come dire, coinvolta nella proliferazione delle armi nucleari. Poi dopo possiamo fare tutto, certamente, chi potrebbe volere armi nucleari, anche se all'epoca della guerra fredda il deterrente è stato fondamentale perché non scoppiasse una guerra guerreggiata in Europa, perché siamo chiari. La quarta guerra mondiale, cioè la guerra fredda, è stata una guerra fredda perché tutti avevano paura delle armi nucleari, perché sennò sarebbe stata combattuta. Non è che ci dobbiamo illudere che non ci sia stata una guerra. La quarta guerra mondiale c'è stata. È stata la guerra fredda e l'hanno vinta gli Stati Uniti. Questo è chiaro, no? Poi dopo cerchiamo di essere realisti, Grazie alla consigliera Landucci. Se non ci sono interventi, inviterei, visto passiamo subito alla dichiarazione di voto, se qualcuno vuole fare una dichiarazione di voto senza fare il giro dei gruppi, va bene? Siamo, facciamo, no, giustamente allora, passiamo alla dichiarazione di voti. Gruppo Giovani Sestesi, consigliera Aiosa, facciamo le cose fatte bene. Favorevole. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Sinistra Ecologia Libertà, consigliere Nossa. Noi siamo favorevoli e se è possibile consigliamo di mettere all'esterno della città di Sesto a questo punto un cartello con scritto comune denuclearizzato, visto che approveremo questa mozione. Grazie. È un consiglio. Grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci. Il microfono spento, devi registrare lo stesso, sì? No, se le lo ripete. Favorevole. Grazie. Consigliere Franciosi, Movimento 5 Stelle. Grazie, favorevole. Italia dei Valori. Consigliere De Noia. Favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Favorevole. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Favorevoli, grazie. A questo punto dichiaro aperta la votazione. Prego. Chiudiamo la votazione. Consiglieri presenti 20, contrari nessuno, astenuti nessuno. Favorevoli 20. Il Consiglio approva all'unanimità. Mozione numero 3, presentata dal consigliere La Miranda, relativa all'adozione di giochi per bambini diversamente abili. La parola al consigliere La Miranda, prego. Grazie Presidente. Con questa mozione, sullo spirito dell'iniziativa della provincia di Milano ed anche su un'iniziativa del Comune di Milano in collaborazione con alcune associazioni territoriali, è stato istituito il primo parco attrezzato per bambini diversamente abili. Sulla scorta di questa esperienza, che mi sembra positiva e utile, e vista anche la sensibilità del nostro territorio a questa tematica, mi sono permesso di proporre anche all'amministrazione comunale di prendere un impegno sia nelle risorse di bilancio che come progetto di realizzazione di quello di attrezzare una nostra area verde con giochi per portatori di handicap o bambini diversamente abili, che sono delle strutture un po' particolari che consentono appunto anche a queste persone sfortunate di poter comunque godere anche loro del gioco ludico con queste attrezzature. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Sono aperti gli interventi. A
chiesto la parola il consigliere Vavassori. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, volevo solo un chiarimento al consigliere Mirando, cioè rispetto a questo emendamento le aree adibite alle persone disabili sono da intendersi chiaramente all'interno di aree comunque attrezzate anche. Perfetto, grazie. Grazie al consigliere Vavassori del suo breve intervento. Ha chiesto la parola il consigliere Rivolta. Sì, molto velocemente. Io condivido la mozione che è stata presentata e spero che oltre, come dire, a permettere la realizzazione, se sarà possibile, compatibilmente con le risorse economiche, via dice e tutto quello che si farà, però spero che abbia anche il senso e il significato di cominciare a parlare dei temi della disabilità in questa città, un po' più genericamente nel nostro paese, che hanno avuto sicuramente nei decenni passati dei momenti di maggiore attenzione. Credo che ci sia da riprendere un percorso anche di grande sensibilità. È sempre più frequente, per esempio, il fatto che sui posteggi per i portatori di handicap vengono posteggiate le macchine di cittadini normali. Questo non sempre si comprende fino in fondo in che difficoltà mette i genitori dei bambini con problemi di disabilità, fuori dalle scuole per esempio, e quindi magari anche agire perché le scuole rispetto a questa cosa tornino a svolgere un compito nei confronti dei genitori. Chi ha la sfortuna di avere un figlio con problemi di disabilità molto spesso si trova a combattere rispetto ai posteggi, oppure le difficoltà di accesso molto spesso dei luoghi pubblici che sì, sicuramente hanno oramai una serie di normative che obbligano nelle trasformazioni, nelle costruzioni di prestare attenzione, ma che molto spesso, come dire, sembrano l'ultima delle questioni che ci si pone durante la trasformazione. Credo che si debba partire nella progettazione anche di edifici pubblici non dall'idea di renderli accessibili con degli ausili o con delle, come dire, delle soluzioni, ma che proprio nella progettazione si parta dall'idea che questi cittadini hanno, come dire, il diritto e la necessità di poter accedere così come gli altri cittadini, che non significa per forza sempre, come dire, costruire percorsi a lato o a parte, che possono essere la soluzione nel momento in cui si interviene su vecchi edifici, ma che in fase di progettazione di stabili nuovi debba proprio avere, come dire, una sensibilità diversa. Noi non abbiamo mai più riaffrontato la questione del regolamento edilizio, però vi spiego una semplice cosa. Nel momento in cui una persona che ha un bambino con un problema di handicap, un familiare, il fatto stesso che il garage, che come dire, l'ascensore scenda nel garage, molto spesso significa risolvere un problema molto forte, perché questo significa che tu non puoi arrivare con la macchina fino davanti all'ascensore e da lì portare la persona in casa. Se invece questa cosa non c'è, non avviene, non è prevista, significa complicare molto spesso la vita alle persone che, come dire, hanno di questi problemi. Quindi, come dire, usiamo questa cosa. Credo che fosse tra l'altro una mozione di consigliere Di Cristo del vecchio consiglio. Vi vorrei rendere omaggio, oltre al fatto che ogni tanto ne sento anche la mancanza, perché avevamo comunque un buon livello di confronto. E credo appunto che questa possa e debba essere l'occasione un pochettino per tornare a ragionare. Questo paese ha smesso di ragionare, ha smesso di mettere risorse,
ha smesso di considerarlo questa come una questione fondamentale, lo ha fatto nelle scelte che riguardano la scuola, ma non solo, lo ha fatto nelle scelte che riguardano gli inserimenti lavorativi, dopo un'epoca in cui gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità avevano una grandissima attenzione, questa attenzione è scemata anche perché evidentemente in un momento di crisi sono quelli che pagano un conto più alto. Ecco, io credo che si debba ricominciare a prestare attenzione a questo tema. Grazie. Grazie al consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Prego. Grazie signor Presidente. Siamo favorevoli all'inserimento di giochi per i bimbi diversamente abili. Intendiamo però che questi giochi siano installati in una zona dei giochi già esistenti, in cui tutti possano giocare, in cui tutti possano agevolmente giungere per l'assenza di barriere architettoniche, per favorire anche l'inclusione dei bambini con disabilità con i coetanei. Per ottenere ciò bisogna attivarsi per cercare sponsor anche tra le associazioni presenti in città. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola la consigliera Pastorino. Prego. Grazie Presidente. Volevo semplicemente dire che sono d'accordo con questa mozione, mi sembra un qualcosa di molto positivo. E non ho visitato ancora questi parchi effettivamente, quindi non sono a conoscenza di come sono strutturati, però è una cosa che farò al più presto. Non so se è prevista una figura anche di una persona che possa anche eventualmente aiutare, non so, penso magari la nonna col bimbo disabile, ecco, magari poi ci informeremo bene su come attrezzare questi parchi. Comunque è un segnale sicuramente positivo. Io vedo anche nelle nostre piscine, anche nei campi di atletica, insomma, che c'è questa necessità anche per le persone disabili, comunque sia di fare sport, ma anche di fare delle attività comunque di gioco e di gioco comunque aggregante e non discriminante, per cui comunque che vengano inseriti sicuramente anche in luoghi dove possono giocare un po' tutti quanti. Ecco, è positiva sicuramente questa iniziativa. Grazie. Grazie alla consigliera Pastorino. Chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie, cerco di essere veloce. Allora, alcune constatazioni però le vorrei fare, nel senso che trovo la mozione molto corretta, in primis, e poi da questo partirò dopo. Però trovo anche strano come gli ultimi governi hanno continuamente tagliato il fondo statale per non l'autosufficienza, quindi stiamo parlando della stessa categoria a cui giustamente stiamo cercando di trovare un'ubicazione insieme ad altri bimbi normodotati, perché è giusto, lo sport è aggregazione, inclusione, non sentirsi diversi, e quindi lo sport, giocare con i bimbi tutti insieme, è la normalità di un paese civile. Torniamo a quello che si diceva prima. Comunque trovo che il fondo statale è stato azzerato. Il fondo nazionale per le politiche sociali è stato drasticamente ridotto, in 5 anni del 74%. Effettivamente, come chi mi ha preceduto ha detto in maniera netta, manca completamente la coscienza di che cos'è una persona disabile, di come affrontare le diversità in Italia. E vado oltre. Nei giardini, che cos'è un diversamente abile o un disabile? È solamente una persona che non è normodotata, ma è anche un non vedente, o è anche una persona autistica? Perché le giostre che devono essere strutturate hanno completamente delle funzioni e delle funzionalità diverse. Quindi cercare anche di intuire cosa si intende per diversamente abile, primo, perché vi è una diversità enorme. C'è chi corre che è non vedente con una persona a fianco, c'è chi corre che non è normodotato con degli arti artificiali. Quindi cioè il cercare di capire prima di tutto come strutturare questa cosa. Dopodiché non essere ipocriti, sapendo che qualcuno sopra di noi ci sta tagliando di tutto su queste situazioni e quindi che non crede in una cittadinanza dove tutti siamo veramente uguali e che non esistono discriminazioni, soprattutto a livello di capacità motorie, che è l'assurdo. E dopo da lì partire per
inquadrare tutte le problematiche che ci sono, che sicuramente vanno affrontate, sicuramente vanno messe in campo e sistemate, perché non è corretto che nessun studio medico a Sesto abbia l'accessibilità a un non normodotato. Non è corretto che i non normodotati abbiano continuamente il parcheggio, spesso il parcheggio, come diceva precedentemente il consigliere Rivolta, occupato da altre persone. A Lecco vi era un biglietto bellissimo, Lecco, con scritto: vuoi il mio parcheggio? Prenditi il mio handicap. Cioè, è assurdo. Però si arriva a queste situazioni, è una cosa bruttissima. Forse la civiltà deve ancora entrare nella testa di molti di noi, quindi civiltà, cittadino, cerchiamo prima o poi di capire che bisogna accogliere, bisogna includere e sentirsi veramente socialmente tutti uguali, se no è inutile che siamo qui. Grazie consigliere Nossa. La parola al consigliere La Miranda. Sì, prego. Grazie. Ma io non posso che accogliere con favore anche le posizioni di altri colleghi, nel sensibilizzare sicuramente la collettività su queste persone, nel mal costume di utilizzare i posteggi, e poi soprattutto quello che fa male è vedere che c'è anche un contrassegno di portatore di handicap, e magari invece chi è l'utilizzatore in quel momento del posteggio è una persona normalmente dotata come noi e ne abusa in questo caso, e non è corretto questo. Questo rientra però nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere quotidiano. Sulle risorse, guarda, le preannuncio che nei giorni prossimi volevo presentare una, non so se una mozione o un'interrogazione, per chiedere formalmente alla Corte dei Conti, giusto per stare in tema, che all'esito del giudizio di risarcimento che stiamo chiedendo per la consulenza farlocca al professor Rossi, quelle somme vengano poi riassegnate al comune di Sesto San Giovanni, parliamo di 180.000 euro, proprio per finalizzarle, ad esempio, in questi recuperi per questi tipi di attrezzature per i giochi, appunto, che ho indicato. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, accolgo anch'io con molto favore l'iniziativa del collega La Miranda. In questi ultimi tempi, forse complice la crisi economica, forse complice qualche disattenzione di più, si parla sempre meno di disabilità, a differenza di qualche tempo dove c'era maggiore sensibilità e maggiore attenzione, quindi qualsiasi iniziativa che va in quella direzione raccoglie il mio favore e il favore dei miei colleghi da quello che ho visto e sentito in questa sera. E quindi insomma che si proceda anche per portare avanti altri aspetti che solitamente vengono dimenticati sul tema della disabilità. Grazie al consigliere Romaniello. Se non ci sono più interventi, concluderebbe la discussione l'assessore Iannizzi. Prego, la parola all'assessore Iannizzi. Allora, grazie. Dunque, chiaramente condividiamo assolutamente tutte le considerazioni che sono state fatte in merito, perché la mozione presentata è assolutamente condivisibile e non possiamo, come dire, non essere d'accordo. In merito, quello che volevamo dire è che in realtà l'amministrazione sta già lavorando per questo tipo di diciamo così, gioco, insomma, per bambini e bambine, tanto che si è attivato un progetto che ha avuto come partner principale sia l'amministrazione sestese che l'amministrazione in realtà di Cologno Monzese, quindi non siamo gli unici, e insieme all'associazione ABC, che è un'associazione che lavora chiaramente con la disabilità, ha creato un percorso che porterà, speriamo a breve, alla realizzazione proprio di alcuni giochi che possono essere utilizzati sia da bambini e bambine disabili, ma anche da bambini e bambine non disabili, nell'ottica che qualcuno citava prima, adesso non ricordo chi, proprio della coesistenza, del fare in modo che poi queste aree non diventino dei ghetti, no? Al contrario, ma che ci possano stare sia bambini e bambine di diversa, appunto, con diverse anche abilità. Il percorso in realtà è molto interessante, perché la creazione addirittura di questi giochi
e quindi il provare a progettare come questi giochi potevano essere è stata data in mano, tra virgolette, ovviamente accompagnati, ai bambini e alle bambine. Ai bambini delle scuole elementari, di una scuola elementare Sestesi, di una scuola elementare di Cologno, che hanno insieme a educatori ed educatrici e poi chiaramente esperti in progettazione provato a definire quali potessero essere secondo loro dei giochi da poter appunto mettere all'interno dei parchi. Ne sono venute fuori delle idee interessanti, per cui saranno poste all'interno del Parco Medievale dell'Ambro, una parte Sestese, una parte Colognese, una parte Sestese, una parte Colognese, e saranno messi appunto questi giochi. Ci sarà un percorso sensoriale, per esempio, che chiaramente riguarda magari nello specifico alcune disabilità. Ci sarà poi un gioco dell'oca fatto con dei quadrettoni particolarmente grossi in un materiale chiaramente resistente, su cui possono andare anche le sedie a rotelle, per esempio. Insomma, sono dei giochi che verranno poi messi nella Medievale dell'Ambro, e che sono stati la cosa anche interessante, se vogliamo, carina del percorso, e che sono stati progettati proprio da altri bambini e da altre bambine che hanno provato ad immaginarli. Quindi tra un po', insomma, li vedremo attuate, ed è il primo passo in questa direzione. Quindi questo a ribadire il fatto che sicuramente l'amministrazione condivide pienamente comunque quello che la mozione del consigliere La Miranda ha portato. Grazie. Grazie all'assessora Iannuzzi. Riprendiamo il giro con la dichiarazione di voto. Gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosi. Grazie, favorevoli. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevoli, grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci. Favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi. Favorevoli. Cremonesi. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Ok, favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Favorevole. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevoli, grazie. Grazie. A questo punto inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva all'unanimità. Sono le 23:45. Direi di chiudere, se no andiamo oltre la mezzanotte. Ma prima di chiudere, un attimino, scusate colleghi, prima di chiudere, chiudiamo il Consiglio. Quindi la consigliera Iosa vuole fare una comunicazione a noi colleghi consiglieri. Prego. Un minuto solo, scusate. Allora, per l'8 marzo abbiamo proposto un'iniziativa contro la violenza sulle donne. Accendere una candela per tenere alta l'attenzione sulle violenze fisiche e psichiche perpetrate a danno delle donne. È un gesto simbolico a cui volevamo invitarvi a partecipare dando anche a voi una candela. Grazie. Grazie e buonasera, e al prossimo consiglio ci vediamo.